Eccoli! Ciao, buonasera a tutti! Nuova season delle dirette di Music Off, sono sinceramente emozionato, vediamo se è tutto a posto, datemi un feedback anche per capire se sta andando tutto per il meglio. Sono veramente emozionato, prima di tutto perché questa sera abbiamo un ospite favoloso che è Luca Colombo, adesso vi racconterò un po' cosa faremo questa sera, e poi perché questa nuova season è veramente un piccolo grande game changer per noi abbiamo fatto tutta una nuova infrastruttura audio migliorato di tantissimo stereo che prima non era quindi spero veramente che vi piacerà tanto questa nuova infrastruttura anzi scrivetemi in chat così ci possiamo dare un po di feedback intanto è un new look per me no in realtà ho le mie solite basette matte che ogni volta hanno un giro diverso ciao spirito 17 ciao ragazzi buonasera grande, ciao Lucante, ciao mitico Lucante ciao Marco Zanatta, Vincenzo Meglio, buonasera Enrico Rosario dello Iacono, ciao buonasera, buonasera a tutti ciao Stefania Metelli, buonasera, Luca arriverà tra pochissimo in realtà sta già nel retrobottega in attesa che iniziamo però visto che siete tanti vi saluto e vi ringrazio di stare qua ciao Gianni Spacca, ciao Eugenio Curti, Giacomo Vannocchi Gianfranco Franco Ciaccio, Diego Venturelli, Franco Franco, ciao carissimi, buonasera allora ovviamente come tradizione abbiamo un po' un canovaccio della serata e lo scoprirete strada facendo. Si potrà fare delle domande a Luca e cercheremo di rispondere a tutto, però le domande solo su Twitch, perché dalle altre piattaforme diventa un po' un casino e dobbiamo cercare di veicolarle su un'unica piattaforma anche perché come vi abbiamo anticipato negli scorsi mesi... Le dirette ehm, di Music Off stanno andando verso Twitch sempre di più perché è una piattaforma che ci permette di avere un audio di tutt'altro livello. Quindi intanto vi, mm, vi oh, scusate che ovviamente i nomi qui sono tutti sbagliati, è stato, vedi, gli errori della diretta. In realtà è la sfida di Luca Colombo. Scusate che c'è stato un piccolo errore. Allora io intanto vi metto il nostro countdown per iniziare. Ciao Norvenni, ciao Marco Conflitti, buonasera, Paolo Ronda, mitico diablo, ciao. ciao, buonasera a tutti, ciao Emanuela Sereni, con te poi inizieremo questa nuova rubrica giovedì, sarà un po' diverso, sarà tutto un po' diverso, potrete interagire in un altro modo, tramite Twitch ci sono nuove emoticon che potete utilizzare durante la diretta. La qualità dell'audio è a 320, il, il video è a 8 megabit, non come su Facebook 4 megabit. Quindi chi vuole vedersela e sentirsela per bene, anche perché Luca suonerà stasera e faremo un po' di didattica insieme anche, qualche pillola, di, qualche perla da, da lui per voi. Quindi io vi invito a vedere questa diretta su Twitch, soprattutto se siete su Facebook di Music Off, che la qualità oggettivamente è sempre un po' più bassa, purtroppo la piattaforma non ci, non ci aiuta. Sono da paura anche sul cielo. Ciao Manuele Montesanti, buonasera. Ci, vedrete, ci vedremo bene, sì. Allora adesso guarda, vi do il link qui. Vediamo se riesco a scrivervelo per tutti. Vi ho mandato il link in chat adesso, dovrebbe arrivare a momenti. E cliccando quel link potete vedere la, la diretta direttamente su, su Twitch. Quindi sarà più, un po' più comodo e potrete interagire in un altro modo. Bene, cari, 30 secondi. Iniziamo. Ciao, Andrea Ciotoli. Grazie della, della, della subscribe su YouTube. Oh, vediamo un po'. Ci sta. Gli spammeroni vanno bloccati subito, dai. Un po' troppo. Un abbraccio al mio caro Luca. La Svizzera ti aspetta. Ebole. Bene, cari, io direi che possiamo cominciare. 10 secondi. Cambio scena come sempre e vi racconto un po' quello che faremo questa sera con Luca e come ci organizzeremo. Eccoci qua. Ecco, nuova faccia, in realtà sono quello di prima. Allora ho chiesto a Luca di, di essere ospite nostro questa sera perché volevamo inaugurare questa nuova season delle dirette di Music Off con... Uh, con un ospite veramente speciale, non soltanto che fosse bravissimo e famoso come Luca, ma che potesse aver spaziato in tantissime esperienze in studio, live, come didattica, e nell'ultimo anno, eh, oltre ai manuali didattici che Luca ha fatto, si è eh, cimentato anche come scrittore. Proprio c'è qui il suo libro, Vita da chitarristi oltre le corde. E ne parleremo lungamente durante questa puntata perché lui là dentro, con un modo e un tono veramente anche molto scherzoso, io non, non me lo immaginavo, ha raccontato tantissimi aneddoti della sua vita e, e li ha raccontati eh, anche facendo sana autocritica, raccontando degli aneddoti che normalmente non si leggono tutti i giorni. Quindi, io direi che, visto che ci siamo, Ciao, grandissimi, ciao, Tommy Grego, Marco Zanatta, Carlo Barbero Fantastico. Yes, stagione turno inverno. Siete già 230 persone quindi sono contentissimo. Vi ricordo le domande per Luca su Twitch, per favore, ovviamente potete scrivere quello che volete, la chat la vediamo, però, domande specifiche, visto che ci sarà spazio per poterle fare su Twitch, così le posso tirare dentro più facilmente. Bene, ragazzi, direi che ho chiacchierato fin troppo. Ecco a voi, mister Luca Colombo. Yeah, ciao Luca, buonasera, ciao, ciao Thomas, ciao a tutti. già hai citato un sacco di amici che, che conosco più o meno personalmente o, o virtualmente, quindi mando un saluto globale a tutti. Bene. E grazie di questo invito di questa nuova serie, se è un po' come vis-à-vis, o la casa di carta che fa le varie stagioni, <ride> <no>? <ride> per cui comunque siamo arrivati alla. Stagione? <ride> Quale dai, la prima l'abbiamo ah, fatta vabbè, in vabbè. corsa durante il Covid ed è rimasta così, con delle migliorie state facendo. Però, questi due mesi di stop ci hanno permesso di mettere a fuoco un sacco di cose, soprattutto migliorare l'esperienza prima di tutto vostra, di ospiti, in modo che potete stare. Molto comfortable state bene, vedete bene, vi collegate facilmente. Poi migliorare audio e video per i nostri amici che ci seguono era quantomeno un, un obiettivo da raggiungere. Quindi benvenuto sono veramente contento, ci divertiremo tantissimo stasera. Bene, bene altrettanto. <ride> Bene caro, io direi, se ti va, proprio visto che oltre a dei grandi chiacchieroni eh, siamo musicisti e tu sei l'ospite d'onore, io direi che se vuoi possiamo cominciare con un brano tuo, mh, qualcosa da suonare, uno Li da... apriamo so, subito in musica, vedere. va bene? Dai, yes, ho fatto dai. Bene a tenere la chitarra a portata esatto. di mano, per l'appunto. Che ci suoni? Io ho un po' di brani del mio repertorio, dal mio disco, per cui aprirei con un brano che si chiama Nowhere So Where, che è molto soft con cui di solito apro le serate con cui faccio le, le presentazioni del libro, insomma, quindi qua ho tutti i miei piccoli oggetti di cui poi dopo parlo parleremo. Insomma, quindi... allora. Bene. Bene, vado. Perfetto. Vai. bellissimo Guardano, molto relax uh, serale. Se qualcuno in ascolto si è messo le cuffie, magari. Sì, 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 stanno, stanno arrivando tantissimi commenti. Anche... La magia dei, dei reverberi stereotipi. Eh, sì, <ride> sì, Ora, sì. sono veramente contento di questo upgrade perché ti ho sentito come se fossi qui quindi, okay. proprio il riverbero come con gli ambienti veramente. Io lo sto bene. sentendo io nelle cuffie. Eh esatto, magari. veramente bello tantissimi complimenti, ringraziamenti, saluti io lo veramente. sai che non vedo i commenti. Sì, perché quelli secondo. stanno direttamente sulla diretta e non sulla piattaforma dove sei tu. Ah, Poi okay. io le domande te le porto qua dentro. Okay. Però era impossibile fare questa magia dell'animazione grafica così, che abbiamo sulle. Io non vedo dirette. niente che mi può gasare, ma neanche niente che mi può infamare. Esatto, che Quindi ti rimango vorrò nel io. mio mood. Però eh, ti, guarda, ti rileggo un po'. Da eh. Sei il top Luca, Davide Greco, Spirito 17, in cuffia è davvero figo. Applausi, Alfredo Carbone, buona serata. Gennaro Cannito, Magic Touch, Gaetano ah, Murgia, ora Gennaro. in relax. Grazie Luca. e Grandissimo Luca, Orgoglio Italiano, Luca Perrone, The Rock, Maestro Luca, miei complimentissimi, bellissimo questo brano. Super Luca, ciao ragazzi, Rock, Andrea Martongelli, ah, Alberto vera, Caneva, vera. cuffiatissimo. <ride> <ride> bene, bene. Martina Cappelletti, sempre super. Ah, Michele Furfaro, compagni, Insomma, <ride> arrivano proprio a Fiume eh? anche. Luigi Schiavone si è collegato. Ah, grande Luigi, va bene. Yeah, tutti ciao, Luigi. Amici. Ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto anche con te, eh, gibbo 75 Ciao a tutti. Grande suono. Un saluto particolare a Luca Colombo che ho avuto l'onore di conoscere quest'estate. Oltre le corde, lui è Fabrizio Cocco. Mi ha detto, Ah, sì, certo. Sì, sì, mi ha intervistato durante una serata di quelle di presentazione libro insomma che bene molto, e molto... poi tanti tanti altri comunque poi quando sarà finita la diretta il video rimane disponibile su twitch e su youtube rivedendola ti puoi vedere tutti i commenti che sono arrivati nel momento in cui sono arrivati perché l'interfaccia che ci abbiamo che serve soprattutto per chi ci vede permette a tutti i nostri amici di leggersi e scrivere e dopo te lo puoi anche rivedere più da vicino. Bene, comunque sono arrivati più di commenti pazzeschi. 300 persone collegate, Luca, eh? quindi. Allora, sempre meno. <ride> yes. Bene, intanto grazie. Allora io direi: iniziamo dal principio. Cioè, qual è stata un po', cioè, come è iniziato tutto per te? Qual è stata proprio la scintilla che perché, ti ha fatto per scattare per te, questa ho fatto passione? Una battuta di quelle per te per te, per... il primo tour Anzi, è stato per te, per, te, per, te, per te. te, vabbè, insomma... Lasciamo vabbè, sono andato eh, pure con lei, quindi... Sì, 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 no, è stato il mio primo tour nell'88. Però, uh. come è iniziato, guarda, io sono... è una di quelle domande che mi viene rivolta di frequente, però... Eh, è iniziata in maniera insordina, insomma adesso è tutto molto più veloce, ci sono delle escursioni dove uno magari in base a un uh, determinato episodio vede impennarsi la popolarità, quindi da quello poi dopo arrivano magari degli ingaggi, certo. o semplicemente dei numeri più alti che a volte poi sono anche un po' eh, un'illusione, no? per cui non sempre un numero alto corrisponde poi a un successo, a una... Eh, ipotetica longevità di carriera, insomma. Per mm -hmm. cui, come è iniziato? Io posso dire, come dico sempre a tutti, che è iniziato con l'amore per la musica e per la chitarra, quindi questa è sempre la cosa principale e vincente che poi mi contraddistingue tuttora. cioè Comunque, io quando ho la possibilità di approfondire, di studiare, di fare nuove cose, sono sempre. Eh, ben predisposto, perché comunque non, lo, non riesco ancora adesso a vederlo come un lavoro. Insomma, comunque è da sempre il mio hobby, la mia passione, che però chiaramente <ride> mi ha dato la possibilità di, di viverci, di girare il mondo, di fare cose incredibili, insomma. Per cui comunque, tornando indietro, è iniziata proprio in questa maniera. Quindi ho cercato di diventare sempre... Eh, più bravo ma non uh, nella tecnica nell'esecuzione nell eccetera ma nella comunicazione quindi questa è una cosa mm -hmm. molto importante la comunicazione poi nella musica è tutto quindi è tutto tra i musicisti nell'interazione con uh, il produttore l'artista e soprattutto con il pubblico per cui comunque certo. io da sempre penso di essere uno di quelli che suona per uh, quelli che poi arrivano alla fine concerto e mi dicono Ah, guarda, io capisco poco di musica, ma mi sono emozionato. Mi ha avuta la pelle d'oca, eccetera. Quindi, questo è quello che è indispensabile quando si ha a che fare col grande pubblico. Perché quando faccio una masterclass davanti a 40-50 persone, è chiaro che essendo tutti chitarristi, magari colgono gli aspetti più, eh, più tecnici specifici, certo. o specifici. Insomma, per cui anche nel bene e nel male. Eh, perché poi dopo che pedali usi? Sente... <ride> esatto, si sente <ride> comunque molto. Nella lente di ingrandimento mentre quando uno ha a che fare con un pubblico che ha pagato per il concerto di Eros Ramazzotti piuttosto che di Neck, Max Pezzali, o ultimo, che è stata l'ultima collaborazione. del tour dell'anno scorso, in corso, sì. insomma, per cui chiaramente è un pubblico che non è lì per me, prima di tutto, e che poi, soprattutto, non ha una conoscenza specifica di chitarre, di musica in generale. Per cui, comunque. L'unico veicolo per trasmettere qualcosa è di eh, mandare delle emozioni. Quindi, questo si può in qualche maniera veicolare tramite de 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 delle cose, tipo che ne so, faccio degli esempi pratici: dei sì, bending, sì, sì. dei suoni, art come vengono definiti, insomma, così. Però, poi di base c'è anche il fatto di chiudere gli occhi e di lasciare fluire certo. comunque qualcosa. E poi. Sulla base di questo tipo di postazione, io sempre suonativo dal vivo. Quello che, che suggerisco sempre tanto a a alle nuove generazioni, ai miei allievi, insomma, di avere delle band, di suonare in giro e poi qualcosa succede sempre perché comunque sono capitati i primi lavori, i primi tour, i primi dischi, e quindi da lì insomma, hai citato o ho citato Loredana Bertè, Anoxa, sì, sì, sì. eh, Franz di Cioccio, Tempi, Antonella Ruggero, Mengoni, Spezzali, eh, Mengoni eh, per cui guardando indietro penso che ho fatto tanta strada. ho citato poi Eros Ramazzotti, dischi con Laura Pausini, sì, sì. Celentano, insomma tantissimi artisti. Poi, le trasmissioni televisive, eccetera. Per cui io, nelle cose serie che dico nel libro, spiego perché poi <coughs> faccio una piccola introduzione sul libro. No? È un libro per tutti, quindi, non è un libro per chitarristi eh, o per musicisti in generale, ma è un libro che parla di tutto ciò che è. Eh, il chitarrista nella vita reale, quindi il chitarrista e le vacanze, il chitarrista e il suo certo. rapporto con lo sport, eh, o la propria donna, è la, è il rapporto con, con la moglie, insomma, oppure con i social network, chitarristi, forme eh, professionali strane, no? tipo il chitarrista da spiaggia, da falò, da, da balcone... Il chitarrista che, da che va tour... Adesso, no? <ride> esatto, vabbè. Però, nelle cose serie invece di cui parlo, parlo dei sei mestieri che fa il chitarrista o il musicista in generale che fa appunto il live, la didattica, la televisione, l'arrangiamento, la, la carriera solistica, e lo studio di registrazione. Non so se l'ho già detto, dovrebbero essere questi sei. Sì, e sì, poi sì. anche di tutte le caratteristiche che servono per uh, riuscire ad approfondire questi sei territori. Insomma, per cui comunque. Ho cercato sempre di andare avanti in questa direzione e tuttora, ogni tanto, raramente, per fortuna, mi trovo in difficoltà su qualcosa e cerco sempre di approfondire le mie mancanze. Questo per la longevità di una carriera, ripeto, perché a volte si può essere bravi a fare quello che va di moda in questo momento, però poi magari dopo due anni è tutto sfumato. Certo, passa. Senti, e guarda, intanto... Bicchierio l'acqua sì, e un amaro <ride> bravo. Eh, sì. bravo ci vuole sì, sì. <ride> ho fatto una birretta prima che noi ci abbiamo faccio uno spoiler ci abbiamo nello staff di Music Off che non, Music Off non sono solo io ovviamente c'è un sacco di gente che lavora dietro le quinte e il nostro grafico è di Reggio Calabria ed è oltre ad essere un bravissimo grafico è un mastro birraio pazzesco ah, però, bene, bene. stasera abbiamo aperto la sua prima birra grazie Filippo perché era favolosa forte <ride> Purtroppo col web si può solo raccontare e non vivere sì. l'esperienza sensoriale. <ride> Sarebbe bello se si passasse il gusto, il profumo. No, non ci arriveremo a questo, per fortuna. No, Perché, credo. Sì, sì. Senti. Guarda, intanto ho due domande dagli amici di Twitch, che, secondo me, stanno bene con quello che ti stavano chiedendo. Una è Io questa: questa le puoi prima leggere. di leggere? le due domande. Cos'è Twitch? <ride> allora, Twitch sono è una piattaforma... Moderno, guarda, fatto ma be... poi ogni tanto c'è dei, dei grossi bug. Hai fatto benissimo come... a dirmelo. Allora, guarda, lo dico pure per i nostri amici. Twitch è una piattaforma che è nata solo per lo streaming. Quindi, a differenza di YouTube, che è una piattaforma di VOD, cioè video on demand, tu vai, ti cerchi il link e vai, tipo Netflix, per farti capire. Twitch è una piattaforma dove ci sono soltanto streamer, cioè solo roba in diretta. E, essendo nata per questo... Ha tutta una serie di caratteristiche che rendono migliori questo genere di performance. Quindi, la qualità video è più alta, la qualità audio è più alta, l'interazione c'è tutta una serie di tool, sondaggi, emoticon e così via. E quindi, c'è tutto un altro spirito. E visto soprattutto che noi facciamo musica è dedicata diciamo a due ambienti prevalenti uno il gaming e l'altro la musica anche se poi c'è gente che fa streaming di chiacchiere ah, okay, okay. visto che a noi ci piace tanto che questo format sia proprio top top non solo come contenuti ma anche come qualità dei contenuti inteso proprio come ascolto e video abbiamo, eh, mi, stiamo spostando tutto il mondo delle dirette lì sopra da luglio perché okay. YouTube c'ha la, la sua storia, Facebook c'ha la sua storia e, e questa è un'altra sfida, ecco, le cose nuove ci danno ah, sempre... Allora andrò a documentarmi. Yes. Bene. Guarda, la domanda intanto è questa. Sappiamo che non è facile, ma per tutti gli impegni che hai, ma noi tutti, scusami che questa è, è un po' è tagliata, aspetta che la rileggo da sopra, aspettano un secondo CD, il primo ormai è consumato. C'è tra, tra i tuoi progetti? Allora, beh, tanto il, il cioè... Quel primo cd di cui parla in realtà il terzo perché io ne ho fatti altri due solo che si sono un po' persi negli anni perché comunque il primo si chiama is on the water e risale al 99 ma non è mai stato ripubblicato eh, in digitale per cui se lo cerchi su spotify non c'è quindi sto cercando mm. eh, di contattare la casa editrice che però eh, credo sia sia fallita o chiusa che ne so. Insomma, per cui non, non ci sono più tracce per almeno poterlo ripubblicare, poi c'è okay. il CD che è un episodio acustico di Tributo ai Beatles. Quindi questo sarebbe il secondo, e Sandra nel terzo. E sto scrivendo materiali. In effetti, e mi piacerebbe fare un altro disco. Purtroppo per fare un disco ci vuole veramente tanto, tanto tempo. Quindi uno paradossalmente potrebbe, potrebbe dire, ma questo era il momento giusto. Però io trovo che per <ride> fare un bel disco bisogna anche suonare insieme. Infatti ho cercato di registrare anche delle cose a distanza nel periodo del lockdown, abbiamo messo giù delle idee, però purtroppo invece racconto anche come è nato Sunderland, che con sì, sì. le Melotti e Paolo Costa e Giovanni Buscariol suonavamo già in giro quindi abbiamo a volte fatto un po' di prove su brani nuovi poi quando siamo andati in studio prima io, Costa e Melotti abbiamo suonato in trio e lì si è concepito il, la, 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 le fondamenta del disco per cui comunque in quel modo si trovano le giuste velocità le giuste sesure, le dinamiche, insomma tutta una serie di cose che invece certo. fatte artificialmente producono musica piatta fondamentalmente, soprattutto in un territorio come quello che frequento io, dove c'è molta estemporaneità e improvvisazione. Quindi, certo. poi tra l'altro, ultimamente mi sono eh, capitati vari episodi di lavori fatti in, qua alle officine meccaniche, qua vicino a casa mia, da Mauro Pagani, dove comunque abbiamo fatto delle registrazioni con Elio Rivagli, Max Gelsi e Luca Mattioni, Insieme, veramente, anche lì ritrovo la conferma di quanto sia semplice concepire dei brani quando si suona insieme, cioè si fanno certo. tantissime basi veramente in poco tempo. Quindi eh sì, perché poi questo. manca, se sei a distanza, manca un po' quell'interplay che ti stimola l'uno con l'altro, no? Cioè. Sì, di base, cioè, sembra banale, ma allora a quel punto tanto vale fare le batterie finte per esempio perché tanto oramai i suoni non sono più un problema il problema è l'interazione che ha una mia piccola pressione di ritmica corrisponde a un piatto suonato in maniera diversa un feel che arriva per introdurre un pensiero musicale che si è generato in quel momento lì cioè certo. il disco è una fotografia di ciò che sta accadendo in quel momento. Invece quello fatto con le macchine è potrei citare un documentario, cioè la vedo un po' così, insomma. Sì, 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 sì. Ora questa cosa mi torna non soltanto, diciamo a me, ma in questi mesi che abbiamo fatto tante dirette è stato un po' il fil rouge che ha collegato tutti quelli che sono dei session man turnisti, eccetera. Mi ricordo in particolare, una citazione di Cesare Chiodo, che diciamo lui capita spessissimo Chiamante di parti ancora adesso. Sì. Eh, sì. E lui diceva proprio: dice Ovviamente, quando mi, mi chiedono una parte, io sto nel mio studio da solo, io do sempre due o tre opzioni, poi lascio scegliere all'arrangiatore. In, in quel caso parlava di Celso Valli dice però mi viene a mancare proprio quello stimolo quel, quel quid che mi dava anche se fossero soltanto loro due in studio con me che mi portava da qualche parte quindi dice se un po inaridito il lavoro anche di session man sì, a distanza cioè, il lavoro di session man è un lavoro conto terzi no? quindi eh, di fatto quando uno fa i dischi per gli altri è messo a dura prova cioè perché tu sei a dare il massimo in un momento in cui sei sotto pressione quindi farlo per procura a distanza come si fa adesso è avere più agevolazione però al tempo stesso anche meno conferme quindi chiaramente non c'è l'interazione anche proprio il fatto di essere fianco a fianco a volte avere il produttore o l'artista e capire che da come si muove sta eh, gradendo la parte che stai suonando oppure vedere un po' Anche un'espressione un, un po' annoiata è comunque certo. qualcosa che fa generare una, un tipo di esecuzione diversa. Poi a casa siamo bravi tutti, poi uno può correggere, poi fare un solo, <ride> metterci anche eh, 14 ore e produrre un solo tutto articolato con i passaggi tutti messi a posto, ma non è quello catturare l'emotività del momento come invece. Eh, prova a pensare quando facevamo i dischi su nastro, per cui c'era ancora meno possibilità di, di correzione, anche perché poi lo dico per i, meno giovani, cioè, scusate, per i più giovani: per i più Ma giovani, il nastro, sì. eh, esatto, cioè il nastro non si poteva riregistrare all'infinito. Per cui, comunque, quando si erano fatti una serie di, di, di sovraincisioni, il fonico cominciava a incazzarsi perché, comunque, il nastro non era più performante come prima. E certo. poi la registrazione era distruttiva, per cui comunque se io in una take pensavo che avrei potuto fare di meglio, dovevo veramente essere certo, perché poi non si poteva più tornare indietro, per cui ci voleva anche Anzi. una grande capacità di autovalutazione oppure di fiducia nei confronti di chi c'era di fianco. No? A volte è capitato di voler correggere una parte, di avere qualcuno che magari diceva guarda sei sicuro perché è veramente forte poi riascolti e dici «sì, in effetti questa cosa non la potrei riprodurre». Come a volte ho fatto dei grossi errori, dicendo «no, no, no ma viene meglio» e non veniva meglio e alla fine ti maledicevi, perché dicevi «porca miseria, <ride> sì. guarda che avevo fatto una cosa molto bella e non, non ce l'ho più». Era un po' come but buttarsi senza rete, no? De detto da trapezisti. S sì, sì, esatto. Però in questo caso si parla di arte, per cui non, non si rischia niente, però si può anche non comunicare niente. Certo, certo. Bene. Allora. Guarda, intanto c'è un saluto da un amico che dice: eh, Ciao Luca! Mi sono permesso di suonarti addosso con qualche fill Grande come sempre. Forse ci vedremo a Milano il 26. Edole. Ah, aspetta, Edole Edo... e Leonardi è lui. Ok, eh, non si è firmato. Sì, quindi penso che... ho fatto Abbiamo ho fatto un disco eh, di, di un amico comune. Quindi, può darsi che voglia dire che ha suonato sopra qualcosa. Ok, <ride> va bene. Bene. Guarda, ti leggo quest'ultima domanda che poi mi introduce l'altro tema a seguire del quale volevo parlare con te, che dice, oltre alla competenza, deve avere anche un modo, un artista professionista deve avere un modo di comportarsi ben preciso, come presentarsi in orario, consegnare richieste per tempo, non appendere all'ultimo minuto e così via. Quanto è importante questa cosa allora, secondo te? Occhio perché c'è un capitolo del mio libro sulle DDC. Cioè, invito ad andare del cazzo. a leggere. Questo è al limite. Eh? Sono le domande del cazzo. Scusate la <ride> volgarità, però è, è scritto proprio a pagina 145. Adesso scherzando Scusa con che... l'esatto, la... lo <ride> faccio vedere perché è una chicchera. Cioè, dipende da come viene posta la domanda. No? Se uno dice presentarsi in orario è ovvio, cioè, ma questo vale per qualsiasi lavoro. Cioè, quindi chiaramente se uno è ritardatario, se è inaffidabile. Insomma. Però tornando alle cose serie, adesso io nelle eh, caratteristiche importanti per svolgere il lavoro di musicista ci metto l'affidabilità, che è mm -hmm. quella che adesso arrivare in orario o presentarsi così lo do per scontato, cioè l'affidabilità certo. sta anche nella capacità di eh, sapere quanto tempo ognuno di noi richiede per studiare una parte, per esempio, un repertorio nell'affidabilità per essere eh, solido, cioè per esempio eh, un pianista mm -hmm. mette giù tutti gli accordi per cui ha l'obbligo diciamo ehm, di, di performance di sapere tutto quanto il chitarrista mm -hmm. potrebbe anche astenersi anche qua ne parlo in un capitolo scherzosamente no? Di que facendo gli stoppatini o le cose che stanno un po' però è molto importante <ride> la camminata sulla una... sabbia. Esatto. esatto, avere una coscienza armonica, invece, dove io magari devo fare solo un pedale su una nota di do, però devo conoscere bene l'armonia, perché magari poi discutendo uno dice "Scusa, ma lì quando moduliamo dove va? Allora, aspetta, dove c'è il do basso mi, poi dopo scende su fa, c'è la cadenza". Per cui comunque questo è anche Affidabilità, a volte saperne anche di più di quello che poi è necessariamente richiesto. Mi piaceva e... infatti nel libro che raccontavi questo aneddoto di lavorare con i bravi cantanti, no? che ti, ti danno delle indicazioni strutturate <ride> armonicamente e melodicamente: certo. non suonami boom su mentre esatto. io faccio ciao. Questo è, anche, e così vabbè, via. questo è un appello a tutti i cantanti di studiare la musica, che perché comunque in teoria sarebbero musicisti anche loro. Non è una critica, assoluta, però a volte <ride> accade così. E, e poi nell'affidabilità ci metto anche la capacità di resistere alla pressione psicologica, che è mm. un, una grossa discriminante tra musicisti che fanno la vita reale. Sottolineo questa cosa perché a casa, dietro una telecamera, possiamo essere bravi tutti, anche magari poi ripetendo le take all'infinito, preparandoci con esercizi di riscaldamento oppure suonando il brano più difficile della performance dopo averlo ripetuto un'ora. Invece quando ci troviamo in una diretta televisiva oppure di fronte a un produttore oppure a volte in un'estemporaneità, uno dice "Ah, cambiamo tonalità" e quindi uno deve per forza avere un tempo di reazione dove riesce a rimettere insieme le idee velocemente. Questo affidabilità perché ha la capacità di resistere alla pressione psicologica, per cui anche la, il, il sapere prendere delle decisioni velocemente quando siamo in un momento di emergenza, no? potrei citare in tutte le varie trasmissioni televisive, finché va tutto bene non ci sono problemi, ma quando c'è un intoppo dove magari cambia la scaletta al volo oppure arriva un ospite inatteso e ti portano una parte da leggere al volo. Oppure si rompe qualcosa o va improvvisato uno stacco, insomma, comunque sono tutte cose che fanno parte dell'affidabilità psicologica, dove ehm, il livello deve essere molto più alto. È un po' come certo. eh, adesso, non, eh, ripeto: nella musica non muore mai nessuno, anche se si fa un do maggiore su un do minore, però è un po' come il pilota che eh, può. Viaggiare tranquillamente anche col pilota automatico sapendo le nozioni base, ma se poi si trovasse in una tempesta deve avere una capacità superiore per riuscire certo. a salvare il volo o fare un atterraggio di emergenza. Insomma, ecco, mettiamolo un po' così. Bene, sì, sì, bisogna cercare di cadere in piedi <ride> quante volte quando ci sono emergenze. Bene, senti, Luca, ti va di fare una pillolina di didattica delle cose che sono importanti per te? Proprio noi abbiamo questo stile, lo ri, lo ri, ovviamente a te te l'ho detto, mm -hmm. però lo riracconto anche ai nostri amici che ci vedono, di eh, ogni artista che passa sul Music Off, ovviamente che suoni, ci sono anche tecnici, fonici, che non, non è che hanno il banco sotto mano, eh, però che certo. possano lasciare sono alcune pillole di cose importanti, che sono sì. pillole, nel senso, sono sì. lezioni, e quindi allora. ho chiesto a Luca di, di fare tre pilloline durante questa serata a sua discrezione su quelle che sono le cose che lui pensa siano veramente importanti per la vita da musicista. Quindi vai se ti Beh, va. Beh, per esempio una pillola importante, è, cioè una pillola, un elemento che per me è fondamentale è la conoscenza della lettura della partitura. Cioè non della tablatura, ma della partitura. Perché se io per esempio trovo... Eh, su uno spartito un do al terzo spazio tra l'altro ne approfitto per ricordare a tutti i chitarristi che la chitarra è uno strumento traspositore per cui il do centrale è più alto rispetto a quello che suoniamo noi per cui noi un do al terzo spazio lo suoniamo qua mentre aspetta sì, che metto un suono era bellissimo però stereo così era eh. bello grazie però questo è più Suggerisco anche sempre di, studi di studiare con suoni scarni perché comunque almeno ci si concentra meglio sulle note e meno su sui frontali. E Questo Do può essere eh, per un pianoforte solamente su quel tasto, invece sulla chitarra noi possiamo averlo qua, 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 qua e qua. Quindi ne abbiamo ben cinque. Se noi dobbiamo fare una sequenza di note banale, Do Ré, mi fa, sol, fa mi Re, Do. da, 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 da sul pianoforte abbiamo sempre una possibilità, sulla chitarra ne abbiamo tantissime, perché io qua per esempio adesso faccio degli esempi banali, però due note sulla terza corda e tre sulla seconda, oppure tre sulla terza e due sulla seconda, oppure uno sulla terza, due sulla seconda, due sulla prima, oppure tutte sulla stessa corda, ognuno produce un sound diverso perché anche il, lo schema di pennata poi sarà diverso, le, la possibilità delle legature tutte sulla stessa corda è più lirico oppure corde diverse adesso è strano perché chiaramente qua è molto spostato, però un arpeggio può venire meglio se io sto utilizzando sempre corde diverse, per cui Imparare la meccanica dello strumento è una cosa necessaria, anche perché poi il pianoforte, queste 5 note le può fare in un modo solo. La chitarra ne fa circa 3.500, incluse chiaramente le più bizzarre. No? Avete visto come mi sto muovendo in maniera strana? E se faccio andate e ritorno diverse, sono 7.000 circa. Per cui comunque questo ci fa capire che la lettura sulla chitarra può essere più impegnativa ma anche più creativa per cui questo mi dà la possibilità di suonare meglio o peggio per esempio io per una vita ho studiato gli arpeggi con la metodologia Berkeley dove erano sempre disposti in maniera abbastanza random e ero arrivato alla eh, conclusione che gli arpeggi sulla chitarra non si potessero fare come fanno i sassofonisti invece poi Cambiando la disposizione si può diventare più bravi sulla stessa cosa. Usando lo sweep, per esempio, o anche solamente un arpeggio di tre note: no? Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do. Se io faccio eh, per esempio. può essere difficoltoso. Se io invece cambio la meccanica di disposizione, questo cambia radicalmente la mia bravura. Nell'eseguire la stessa parte, quindi in questa pillola c'è di sperimentare il più possibile la lettura dello spartito senza la tablatura. Perché questo ci dà la possibilità di aprire molto di più la mente e di capire come disporre meglio ogni parte musicale. Quando Bene, pillola, grazie. Questo diciamo, è molto utile. Un po', un po', anche perché non poi il mio lavoro utile. si svolge spesso leggendo la, la partitura, ma sulla partitura reale sottolineo ancora reale. Non c'è scritto niente. Mentre sui libri per chitarra c'è Bend, Rebend, Pull Off, Hammer on, Slide, eccetera, invece sulla chitarra, cioè sulla vita reale, c'è scritto Do. Per cui se io trovo scritto. sta a me trasformarlo. Per cui dare un feel che lo faccia trasformare effettivamente in quello che deve essere. Per cui anche i. Quando io trovo magari scritta una melodia che sarà insieme alla sezione di archi, insieme ai violini certo. primi, eccetera, devo cercare di essere espressivo, intonato, ma al tempo stesso non invadente, perché se no il primo violino mi tira l'archetto da lontano. Però al tempo stesso se io fossi troppo eh, didascalico, senza avere una comunicazione, comunque non comunicherei, non comunicherei nulla e quindi la mia parte sarebbe assolutamente... In... Un po' noiosa, superflua quasi. Mm, sì. Mm. Bene, grazie, questo è molto, molto utile, anzi sì, è proprio un po' tricky la lettura per i chitarristi, che cioè abbiamo tantissime varianti rispetto a quello che possono esistere. Sì, soprattutto cioè, suggerisco di non adagiarsi sulle tablature perché sono sicuramente più immediate, divertenti, eccetera, ma non fanno parte della vita reale. Cioè io in 35 anni di carriera non ho mai trovato una tablatura, per cui è un dato estremamente... Eh, caratterizzante, no? quindi anche se perdo meno tempo per studiare tablature, ma non hanno una finalità lavorativa, ce l'hanno solamente dal punto di vista didattico. L'altra okay. cosa importante che volevo dire è che sono molto importanti anche le tonalità, per esempio. No? Perché spesso si impara a, a, a leggere in Do in fa in Sol, quindi tonalità che hanno al massimo un'alterazione in chiave, oppure in tonalità come la, Re, Mi, dove comunque abbiamo sempre le corde a vuoto, ma io ho passato quasi tutta la vita a suonare in Re bemolle, Sol bemolle, Si naturale, 5 diesis, In fa diesis, in Do diesis. Per cui tonalità che spaventano quando si vedono tutte quelle alterazioni sul leggio e soprattutto che hanno spesso corde a vuoto, per cui. Bemolle, però ogni volta che c'è una corda vuota è un errore fatale per cui comunque bisogna imparare molto a eh, stoppare le corde e cercare di avere una, una, una performance di alto livello anche se siamo in una tonalità scomoda. Bene, sì, mi viene in mente tanti metodi o tanti video che si trovano anche su YouTube negli ultimi anni che ti danno un esercizio, un lick, una cosa, e poi ti dicono adesso fallo in tutte le altre tonalità. È sì, fondamentale, L'hai no, no, lei suonato solo anche... in do. esatto. Come poi eh, sì. cioè io voglio anche sfatare una cosa importante, no? Che poi tanti si trincerano un po' dietro al fatto di dire: ma Hendrix non leggeva, ma, ma stiverei Vogue non leggeva. Eh, oppure tanti altri artisti. Allora io penso che intanto sia nel 2020, quindi sono cambiati i tempi su tantissime cose. Hendrix non, non suonava neanche su un clic con gli armonitor o con uh, della strumentazione digitale. E per fortuna magari uno può dire, però i tempi eh, sono sì, cambiati, sì. cioè va accettato questo per mille motivi, anche di agio lavorativo. E, e poi c'è anche un discorso di cultura per cui comunque ai tempi essere tra virgolette lo dico analfabeta era andare contro la cultura classica, quindi classica, quella omologata, sì. ok? Adesso è tutto omologato, cioè anche essere un rocker è omologato, tutto sommato. Allora tanto vale essere un rocker di alto livello e avere la possibilità di estendere la propria cultura. Guarda, mi, mi piace tantissimo questo aneddoto <ride> che hai raccontato nel libro, proprio relativamente agli studi, eh, nel senso di quella volta oggettivamente o andavi al conservatorio. Scusa, dico quella volta, non perché tu sei anziano, perché noi due no, no, siamo diversamente 54 giovani, anni, no? anni, quindi diciamo eh, che sì, sì. <ride> sì, sì, qualcuno ti ha soprannominato Dorian Gray, però, eh. Perché ah, wow. <ride> ne dimostri sempre 35. <ride> No, dicevo sul libro c'è cioè, un bellissimo capitolo dove hai raccontato quel momento in cui hai scelto un po' più da vicino di, di, di fare musicista che ti eri proprio mm -hmm. appassionato e c'era proprio quella strada che era, sembrava un po' l'unica percorribile quella del conservatorio dieci anni di chitarra classica dove la chitarra non ha un ruolo neanche da orchestra quindi non, non, è non era uno strumento molto mh, di coadi coadiuvante ecco, di, di legame eh, con vabbè, gli altri nel libro è specificato bene, eh, nel senso che ai tempi, negli anni 70-80, se uno voleva fare il musicista o faceva l'autodidatta oppure faceva un percorso di studi certificato anche per i genitori, anche per certo. avere comunque un pezzo di carta in mano. No? Però studiare chitarra classica voleva dire suonare uno strumento completamente diverso da questo. Questo intendevo. Tra l'altro la chitarra sì, classica sì, sì. non ha un ruolo nell'orchestra come può avere invece l'oboe o il fagotto o il, beh, il violino e il violoncello chiaramente il contrabbasso Chiaro. i timpani invece la chitarra classica nell'orchestra non c'è non c'è nell'orchestra la camera non esiste il quartetto con esistono i quartetti chitarre ma non per cui comunque uno strumento dove uno poteva solo fare il solista ed è chiaramente una strada eh, di alto livello ma non per tutti anzi per pochissimi Invece adesso abbiamo più possibilità, anche i conservatori rilasciano comunque dei, dei diplomi, eh, delle lauree, insomma, di, di musica jazz o jazz indirizzo popolare. Io stesso insegno al conservatorio di Bergamo. Per cui si può fare un percorso formativo di alto livello, eh, però in, uno, in un ambito che è più. Moderno. attuale e allineato certo, sì. soprattutto a quello che uno andrà a fare, se poi va a fare dei dischi, va a fare delle trasmissioni televisive o comunque qualsiasi lavoro che abbia a che fare con la musica leggera o moderna, tra virgolette. Certo. Sì, diciamo che probabilmente un repertorio classico con tutta la formazione che è necessaria ovviamente per prendere il diploma dopo proiettato su un palco con una Les Paul la vedo difficile Ma no, poi che attenzione, ti cioè nel percorso formativo eh, delle, dei corsi Afam, comunque c'è anche la storia della musica, ci sono anche poi delle, degli approfondimenti su tutto il territorio della musica classica. Però poi la pratica sullo strumento è su questo tipo di strumento dove poi è contemplata anche eh, che so, la, la lettura delle sigle che non sono contemplate nell'armonia classica, oppure l'improvvisazione stessa, insomma, per cui, certo. comunque altre cose che non. Che non farebbero parte di quel tipo di percorso. Bene. Allora, cari, intanto è arrivata tantissima altra gente collegata, veramente tanti tanti messaggi di saluti. Michele Furfaro, luigina Valeri, Michele eh, Giacomino Bannino, Peter Pigna e sono arrivate anche tante altre domande. Io sto filtrando un po' perché è un sacco di roba. Volevo come dicevo all'inizio, soltanto per chi si è collegato adesso. Che visto che abbiamo fatto un'implementazione audio e video molto significativa, vi invito a vedere la diretta soprattutto se siete su Facebook di Music Off, eh, la diretta sul nostro canale di Twitch. Eh, adesso Luca non lo può vedere, ma sto facendo vedere un video dove c'è anche la faccia di Luca. Eh, dove sì, quindi, quindi invitiamo, le a... esatto, sì. invitiamo le persone eh. a venire a vedere le dirette sul canale di Twitch perché il messaggio che abbiamo messo è dalla musica online visto che ovviamente non vuole sostituire quella dal vivo naturalmente prenditi il meglio cioè visto che c'è la possibilità di sentire e vedere al meglio perché accontentarsi ecco questo era abbastanza significativo certo. Luca sei davvero una grande persona Federico Massa Matteo Cantarelli, ciao Luca, sempre il top. Ah, Intanto sono arrivati sì. anche tanti altri commenti che dicono sei una persona straordinaria, oltre che un bravissimo musicista, quindi questo pure è significativo. Bene, caro, senti, io volevo. Eh, prima di entrare nel vivo, poi col tuo libro, che io me lo sono scartabellato e appuntato con vari foglietti di cose che ti volevo dire e chiedere. Scusa volevo... un attimo che ho fatto una sì. cavolata e ho aperto la pagina, ecco qua. Quindi ti sentivo doppiamente, ma in Eh certo, in ritardo, perché avevi aperto esatto, la diretta. Sì, sì. Okay, sì no. ti consiglio di non tenerla aperta, se no la banda no, magari ti può dare la... qualche problema ah, per lo okay, streaming okay, qua. Okay, perfect, perfect. Eh, ti volevo chiedere questo, che diciamo tra, tra le tante tue eh, esperienze, eh, c'è diciamo, quella più famosa, quella per cui ti conoscono tanti, è quella molto televisiva, soprattutto per la tua lunga storia anche col Festival di Sanremo. Però tu hai fatto tantissimi tour... Di in, a livello altissimo intendo anche con Laura Pausini, con Ramazzotti come dicevamo no, prima con Laura mai in tour solo su ah ok stessa. scusami mio, mio errore eh, oppure con Tozzi, con Malecaiane, eccetera, con cui hai fatto delle cose importanti. Io ti volevo chiedere questa cosa, visto che purtroppo siamo tempestati di venditori di fumo, come li chiamo io, che ti dicono: Adesso ti insegno come si organizza un tour e poi fanno la data zero nel pub sotto casa. <ride> cioè, ti volevo chiedere a te qualche aneddoto, se ce l'hai di questi tour, anche curiosi, e poi come ti prepari tu per un tour. Cioè come ti prepari tu a livello tecnico, a livello organizzativo, le parti, il viaggio, un, un po' tutto quello che tu pensi sia significativo e importante? Mm -hmm. Vabbè, eh, è chiaro che le cose sono cambiate nel corso degli anni, per cui la prima fase è quella di imparare le canzoni, anche se per esempio i musicisti stranieri di solito questa fase la considerano già un momento di prove, per cui di solito... Eh, gli americani o gli inglesi quando arrivano alle prove non sanno niente, arrivano e, e da lì in teoria ed è giusto così. Insomma, uno dovrebbe essere retribuito nel momento in cui deve tirare i pezzi. Però per esperienza posso dire che quando si arriva lì e si sanno già le cose, è meglio per tutti. Quindi in generale io comincio come tutti i miei colleghi italiani, eh, comincio ad ascoltare le canzoni. Una volta mandavano i CD ha cominciato a mandare i cd masterizzati adesso arrivano poi gli hard disk eccetera adesso nei peggiori dei casi arrivano i link di youtube quindi io consiglio sempre a tutti di scaricare fare un download delle cani e poi impararli utilizzando un software che permette la riproduzione comoda, quindi avanti e indietro come se fosse una cassetta, come si faceva una volta, per cui in logica ho segnato il tasto avanti e indietro, per cui comunque quando io sto tirando giù una canzone ci metto un attimo perché mi fermo, scrivo, eccetera. Scrivo tutto sul, sulla carta di solito, oppure sull'iPad, però con la penna, quella che, che è come se scrivessi con la carta, per cui così certo. ho la possibilità... Di fare tutte le mie correzioni e di avere una scrittura esatto, quella lì e di avere una scrittura comoda che poi mi posso anche replicare dal vivo, per cui l'iPad è comodo perché è, oramai è anacronistico presentarsi sul palco con, con leggio e lo spartito in un concerto pop o rock. Con l'iPad certo. avendo un, un, un aspetto leggermente più tecnologico, uno lo può mettere magari in un punto con, con questi porta iPad che sono anche belli da vedere. E col pedalino bluetooth cambio le pagine cambio le quello, pagine. diciamo che la fase è no memory poi quando ho imparato i pezzi cerco comunque di andare a memoria però finché non so bene i brani è meglio leggerli così è agevolo anche le prove dei miei colleghi perché se ogni volta io devo sbagliare 3 o 4 cose perché devo memorizzare poi metto in difficoltà anche gli altri quindi questo è anche affidabilità poi eh... La strumentazione è molto importante, quindi chiaramente ogni volta la strumentazione va assemblata a seconda del genere che dovrò fare. Quindi, io ho tantissime chitarre, tanti amplificatori digitali, analogici, grandi, piccoli, eccetera. Anzi, adesso ho appena fatto la, il trasloco in un nuovo studio e mi sono reso conto di quanta roba ho e quanto poco si utilizza adesso. Con le nuove te tecnologie, però cercando sempre di mantenere la qualità ai massimi livelli, certo. Poi magari parliamo anche di questa roba qua. Che comunque ci sono cose. Scusa, Luca, tesi. se ti interrompo sì. un attimo, perché purtroppo è arrivata una bruttissima notizia che è morto Van Allen adesso, proprio. Oh, L'hanno scritto catto. adesso sulla chat privata dello staff di Music Off e c'aveva un tumore un'altra volta, eh, da, sì, da lungo tempo, è morto eh, proprio pochi minuti fa. Quindi oh, mi dispiace mia. tantissimo. So che oltretutto. Ti piace tantissimo come chitarrista, eh, certo, quindi... Certo, certo, certo. Sì, 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 sì purtroppo è vero. Stanno scrivendo adesso in chat gli, gli amici che stanno vedendo la diretta. È morto un mito, ragazzi, veramente... Eh, eh sì, 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 Bene. Craspita. Mi dispiace tantissimo anche perché poi è eh, uno sì. di quelli che veramente ha dato un'impronta e, e ha, dato un, ha lasciato una... una, una ci cioè, ha dato una crescita pazzesca alla tecnica dello strumento e al suono. Cioè. Eh sì. allora. Bene, sono molto dispiaciuto. Perché... È uno dei miei chitarristi storici preferiti proprio di sempre. Ha dato veramente tanto. Va bene, dai, eh, che riposi in pace davvero. Scusa se ti ho interrotto, pensavo fosse no, importante no, perché cioè, mh, purtroppo eh, stanno rimanendo un pochi questi eh, eh, eh. che hanno lasciato un segno dall'inizio. Ecco. Eh sì, sì, sì. Vai. E dunque cosa stavamo dicendo? Allora, come dicevi dei, de, anche, anche dei suoni in cui, il fatto ecco, di utilizzare amplificatori sì. eccetera poi mi confronto anche col fonico perché devo capire se vorrà l'ampli sul palco o, o, lo, o vuole l'ampli analogico o digitale se sarà poi messo da un'altra parte come spesso accade per cui non sempre ampli analogico vuol dire gran suono, perché a volte l'ampli poi viene messo in un boot, in, una, in un isobox, eccetera, per cui a quel punto è meglio la tecnologia digitale. Poi cerco di fare i suoni abbastanza <coughs> vicini a, ai suoni originali del disco, però tenendomi anche eh, un range di alcune variazioni perché poi quando si fa un tour solitamente i brani vengono anche a volte riarrangiati oppure eh, si cerca di dare un'impronta leggermente diversa a seconda poi di, 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 di quello che, che è la, la, la natura del tour poi cominciano le prove quindi ci si trova si cerca di mettere a fuoco tutto quanto di organizzarsi di solito cioè, nei tour più eh, di livello, c'è un direttore musicale, quindi diciamo che è quello che darà le indicazioni sui brani da provare, capirà se è tutto a posto, se c'è qualcosa da migliorare, se ci sono degli arrangiamenti da cambiare, eccetera. E poi si registrano le prove, quindi è anche molto importante riascoltare qualcosa, capire se i suoni sono ok, <coughs> consultarsi col fonico per aggiustare il tiro, perché poi partiamo sempre dal presupposto che le nostre convinzioni Possono essere anche differenti da quello che è l'idea sonora del fonico, per cui bisogna essere sempre pronti a rimettere tutto in discussione. Quindi, per quello che io. Quindi, è un lavoro tutti... proprio di squadra nel senso: non è solo un lavoro che tu puoi fare da sì, solo poi a casa. ho certo. imparato tantissime cose da, nella collaborazione con i fonici. Mm. No? per cui ciò che funziona magari a un volume basso a casa sarà chiaramente da rivedere. Per quanto riguarda la pressione sonora sul palco. Quindi le equalizzazioni la, la compressione eccetera anche su questo io suggerisco sempre di fare i suoni a volume alto perché è quello che poi si troverà su un palco cioè comunque quando si suona a volume basso la distorsione non basta mai e poi mm. non si fanno i conti con i problemi del, del volume con i pick up gli ascolti anche sono molto importanti quindi poi quando si va in sala prove bisogna capire se si suona ascoltando senza le cuffie e poi si mettono le cuffie o si usano da prima io in generale preferisco una piccola fase senza e poi con le cuffie perché con le cuffie certo. l'ascolto comincia a diventare molto dettagliato ma è giusto che sia dettagliato quando ognuno sta suonando con la giusta eh, intenzione e tridimensionalità se no all'inizio siamo tutti in punta di piedi e magari c'è bisogno di una legnata di un altro tipo eh certo. o viceversa insomma quindi scusa se cerco di fare una, una si minima sintesi, stai dicendo che comunque non è una cosa che si può affrontare con superficialità o con uh, una guida su YouTube fatta certo in casa, no, nel senso... no, eh. ma cioè, come tutti i lavori, un conto, io cioè, faccio sempre una premessa. Allora, fare il lavoro di musicista presuppone eh, esperienza ma anche studio e anche collaborazione cioè è molto più importante a volte porsi con umiltà e, e, e ascoltare i consigli di qualcuno che non invece dire so già tutto perché mi sono documentato e poi rischiare di eh, trovarsi da soli cioè, comunque certo. il bello del fare il musicista è che è un lavoro di squadra per cui come tutte le squadre ci saranno le, le punte di diamante, ma se sono isolati e pensano solo a se stessi, dopo un po' verranno eh, isolati e quindi chiaramente le loro convinzioni psicologiche eh, andranno ad affondare. Insomma, questo vale per tutto, per le piccole certo, formazioni certo. o quelle grosse o addirittura le grandi orchestre. Poi c'è un discorso di... Eh, come dicevo anche di, di ambito cioè è giusto per esempio che chi agli inizi magari faccia un tour allineato a, a alla, sua sue, alla sua esperienza e su grandi palchi magari ci vada chi ha già tanta esperienza però possono anche capitare delle buone occasioni nella vita allora in quel caso lì almeno è importante documentarsi un po' e capire che cosa bisogna fare però ripeto io mh, sono stato fortunato perché mi è capitato tutto al momento giusto, cioè se mi, se mi avessero buttato su un palco importante a 20 anni probabilmente non avrei avuto dei problemi psicologici, insomma perché la pressione certo, è certo. tanta quando uno si trova di fronte poi a un meccanismo che non è solo il concerto, ma è anche tutta la preparazione, eh, non bisogna solo suonare, purtroppo c'è anche a volte in uno spettacolo di alto livello di fare dei movimenti di cambiare dei suoni di dover suonare magari una parte importante parlo della televisione girato verso mm -hmm. il cameraman mentre il leggio e la pedaliera stanno lì oppure come Celentano spesso mi ha chiesto eh, cacchio, Luca, ma poi andare a fare solo sulla scenografia della montagna dico cavoli però come faccio a cambiare i suoni o gli ascolti eccetera oppure insomma ci sono tante cose che esulano dal imparare una canzone e muovere le dita, per cui io spesso certo. la mia preoccupazione più grossa quando sono in una diretta televisiva è che funzioni tutto, cioè io provo a immaginarmi quando parte la sigla de dell'Eurovisione e devo attaccare come è capitato spesso io con due note, un accordo, una solo, eccetera, e non funziona qualcosa, è un casino, perché chiaramente se sei in diretta televisiva deve funzionare tutto e per fare in modo che funzioni tutto bisogna avere tutto molto testato e sperimentato mm. insomma. quindi questo è assolutamente importante perché l'emozione gioca brutti scherzi a volte uno può fare una cazzata sì. semplicemente perché si è dimenticato mute oppure perché non si è ricordato che nel suo setup tecnologico arriva un program change strano e quindi non, non suona tutto come dovrebbe insomma, quindi ci vuole certo. tanta, tanto sangue freddo ti ricordi, diciamo, visto, visto che hai iniziato proprio giovanissimo, perché con la Bertè che anno era quando hai fatto il primo tour? Era l'88, quindi... Eh, insomma, ok, cioè eri veramente giovane, hai cioè 24 20, anni, no? 24, sì. Eh. E, ti ricordi, diciamo, tra tutti i tour, un evento, diciamo scherzosamente, si chiamano gli epic fail, no? Che ti sei scordato una patch chiusa, il volume chiuso, oppure un'altra situazione dove hai hai portato a casa il risultato nonostante grandi avversità c'è proprio un esempio pratico che ti ricordi? Ah, guarda ti sembrerà strano però no, nel senso che cioè, mi sono sempre eh, ho sempre giocato d'anticipo quindi è andato sempre errori madornali non me li ricordo posso dirti solo che eh, quando ho fatto per esempio Nessun dorma all'arena di Verona Lì ero però ero da solo, dovevo fare una cosa insomma, che era fuori un po' dagli schemi soliti mm -hmm. e quando mi hanno chiamato per farlo. Io avevo capito che sarei stato con l'orchestra. Invece, poi, quando si stava avvicinando, e vedevo che non mi convocavano mai per le prove con l'orchestra, ho chiesto: Ma scusa, ma quando? E mi hanno detto: No, non hai capito, devi farlo da solo. E allora lì Bene. mi sono dovuto inventare questa versione accordi e melodia, però lo dico sinceramente, quando sono arrivato lì mi sono cagato sotto, perché comunque Letti essere no. da solo nell'arena di Verona eh, in diretta televisiva su Rai 1 a fare una cosa mai eseguita prima, ci vuole del coraggio, lo dico onestamente. E io quella volta sì, sì. sono stato molto incosciente, perché, ma perché non avevo capito tutto, se no mi sarei proprio... Però cerco sempre di prepararmi con tenendo conto anche della mia emotività. Infatti è sempre andato tutto bene, anche quella volta. Però quella volta, quando ho finito, avevo le mani che, che mi tremavano. No? Quindi raramente mi è successo, perché so benissimo quanto prepararmi prima, magari anche studiando una cosa di più, come perché ne so, quando facevo, io canto con Jerry Scotti, ogni tanto chiedevano delle canzoni difficili, tipo Ah, la prossima puntata facciamo Saltano Swing. Dico, eh, ah, ma okay. cavolo, ma fare il solo di Saltano Swing in diretta televisiva, poi ricordo sempre, durante una set list, quindi c'è una bella differenza tra quando tu devi fare una canzone e dici, vabbè, la studio, la studio, la studio, la studio, la studio ok, via, parto. No, invece tu magari prima hai suonato, eh, che ne so, il pezzo di Cocciante, poi quello di Ed Sheeran e poi a un certo punto in scaletta, ah, c'è cioè Saltano Swing, ok. Quindi io quella volta mi ricordo che studiai il solo, che è già difficile, però molto più veloce rispetto a come nell'originale. Per cui, comunque, quando è arrivato il momento ero al di sotto delle mie, cioè scusa, ero ben al di sopra de delle mie capacità per, per fare quel pezzo. Per cui, questi sono piccoli trucchi a volte per riuscire a essere impeccabili nella performance perché poi io cioè, per errore intendo magari la nottina fuori tempo un po' smangiato, il bending stonato cioè sono questi per me gli errori non, non succede mai certo. che, che vado in palla e sbaglio qualcosa un attacco importante perché poi il fare il musicista negli ambiti professionali è una, un lavoro di responsabilità anche se ripeto non muore mai nessuno come eh, l'errore di un chirurgo però poi l'errore te lo porti dietro nel certo, su YouTube, certo. sul, sulle condivisioni, eccetera. Insomma, quindi la, si sua, vai, la fama vai, si costruisce anche con quello: <ride> è, tutto, è tutto registrato ormai, nel senso, sta tutto online. Sì. Mi viene in mente, guarda, un aneddoto di. Considera che su Music ci stanno più di 4.000 video in tanti anni e sono venuti tantissimi artisti, e sono anche tu, diciamo, per le cose che abbiamo fatto insieme con Ableton, se non ricordo sì, sì, male, sì, qualche sì. anno fa. E mi è capitato qualche volta che con artisti bravissimi, cioè non sto parlando di principianti, che davanti alle telecamere oggettivamente performano peggio. Quindi ho trovato un po' questa formula che quando vieni a fare dei video magari un test di uno strumento una cosa suona al tuo 80% perché se suoni 100 c'è il malus della telecamera oppure preparati come dicevi tu al 120 in modo che poi quando devi suonare al 100 lo puoi fare certo beh io a me succede una cosa strana invece quando cioè io do meglio in diretta perché comunque te la giochi è quella buona la prima quando invece stai registrando una cosa, non parliamo di parti conclamate, cioè se devo fare una parte scritta sarà quella sempre, magari un solo improvvisato che a volte capita, e magari è venuto benissimo, e poi dicono no, no, rifacciamo, ma non rifacciamo per il mio solo, rifacciamo perché c'è un puntamento di luci sbagliato, uno stacco certo. di camera che non è andato come doveva, e quando rifai la seconda volta rischia di essere peggio perché tu hai messo tutto nella prima come se fossi in diretta, quindi la seconda mm -hmm. volta può darsi che magari rimpiangi la prima, però comunque non la possono tenere insomma, per cui è eh certo. una cosa che ha voluto intanto non io non cerco capitano. di incollarti qualche commento anche per fartelo mm -hmm. vedere perché ne sono arrivati un fiume oltre ovviamente alla, al Mourn al, al dispiacere per la morte di Van Allen e tanti stanno scrivendo, mm -hmm. arrivano dei commenti molto belli che cerco di Chiapparli al volo e te li butto dentro così li puoi vedere già adesso. Eh, Grande Luca, grandissimo esempio di professionismo nel vero senso completo del termine. E anche quello che stai raccontando adesso di tutto quello che fai, che non è solo la performance di quella sera, ma è anche tutta la preparazione, lascia un po' trasparire, ecco che, che dietro non è una cosa che puoi improvvisare così in due minuti. Certo, poi questo ci tengo a dire che vale per tutti gli ambiti, eh? quindi... Eh, lo stadio, il palazzetto, il teatro Ariston eh, oppure la Tv locale, o la serata nel club, o addirittura l'ospitata con gli amici. Cioè, comunque io cerco sempre di essere preparato anche quando devo fare una cosa che dove potrei essere eh, tranquillamente al di sotto, però comunque è proprio indole: cioè in generale eh, la vivo sempre come una cosa di sfida personale anche se devo fare un'ospitata un con degli amici in un pub bene senti vogliamo fare un altro un altro brano tuo ti va sei Dai, pronto vai che ci suoni adesso da dove lo Siamo, peschi ma sempre dal, dal mio disco per cui potrei fare vediamo un po un pezzo un po rocker che è secrets dove qua Vado, eh. Vai, vai. bellissimo guarda veramente grandissimo Qualc eh, giuseppe marano ha scritto <ride> eric johnson starà provando un po di invidia <ride> eh, <sì. Vabbè>. <ride> veramente grandissimo veramente. bellissimo guarda poi sentirti adesso sta qualità mi dà un gusto pazzesco scusa volevo fare un ringraziamento speciale che prima mentre ti raccontavo di twitch mh, non ti ho detto questa cosa che è molto carina che su twitch si possono fare i raid sarebbe un canale che sta facendo una diretta in quel momento mm -hmm. può portare tutti i suoi utenti che lo stanno vedendo in quel momento su un altro canale cioè lo, gli fa un'invasione una, un di campo chiamiamola così ed è un sistema come, molto un bello come per come fare con tutti i gli... Gli spettatori della D'Urso venissero portati da Bruno Vespa esatto. contemporaneamente. Che, che figata esattamente. Ed è una cosa molto carina e questa cosa fa tanto community, nel senso, è uno degli strumenti più belli. E proprio adesso mentre suonavi, c'è un canale che si chiama Radio Canaglia su Twitch di nostri amici che, di Marca che suona, suona canta. C'è proprio la sua passione, quindi lo fa da amatore evoluto e adesso ci hanno portato tutti i loro amici che stavano vedendo e sono entrati proprio nel momento in cui tu stavi suonando quindi mm -hmm. eh, grazie grazie mille a Marca e Sabri che sono due amici e benvenuti e vi siete beccati proprio il momento in cui c'era Luca che suonava quindi quale migliora quale miglior benvenuto alla grande, ecco. alla grande. <ride> bene caro allora alla grande così io direi ehm, qui ci sta un sacco di roba questo è il libro di luca che ce l'avevo nel cassetto da un po e me lo sono finalmente letto visto che eravamo prossimi ormai all'intervista okay. alla chiacchierata insieme in diretta tanti l'hanno letto in spiaggia sotto l'ombrellone che era. Eh, infatti una, soltanto che è stata una lettura ehm. insomma per cui <ride> è vero abbiamo lavorato come i pazzi quest'estate quindi non ci ho avuto tanto tempo però mi ero ripromesso di leggerlo eh, scusa che ti, ti leggo qualche altro commento. Prima di tutto. <ride> allora, intanto mi è piaciuto molto perché di solito mi capita spesso di leggere cose scritte da chi non è uno scrittore, nel senso che musicisti, oltre sì, ai manuali, diciamo lo spesso fa, si. Non è una professione, lo dico sempre, però è un episodio divertente della mia carriera, insomma, però chiaramente non è la mia. Eh, quindi mi capita spesso e tante volte oggettivamente il livello. È quello che è, nel senso che è un bel racconto, ma è scritto male. Invece, secondo me, hai scritto bene, cioè, proprio bello anche come, come va. Mi sono mm -hmm. messo là, l'ho letto in un'oretta e un quarto, ah, okay, okay. è andato veramente bello liscio. E poi ho scoperto un Luca Colombo che oggettivamente non conoscevo, nel senso. Molto humor, molto. Eh, senza critica, sarcasmo oltretutto. Sì, sì, sì. Eh sì, sì, sì veramente sì, un po'. Io, vabbè, un po' mi contraddistingue, molti non mi comprendono, quindi pensano che dica sempre cose serie magari si offendono, ma io spesso scherzo comunque. <ride> con... No, infatti era molto bello, e poi eh, mi è piaciuto moltissimo che con questo stile eh, scherzoso hai raccontato. Un sacco di aneddoti della tua vita, anche un po' pungenti certe sì, volte. Sì, vabbè, io ci tengo a dire che non è un libro, non è una biografia, eh, per cui comunque sì, se sì, non sì. lo conoscesse e lo leggerà sappia che non è che mi sono messo a raccontare la mia vita, così, ma parlo della vita da chitarristi e ovviamente io sono un esponente della vita da chitarristi, ma questo vale anche per tutti gli altri, per cui c'era racchiuso un po'. Tutto ciò che fa il chitarrista nella vita reale non necessariamente io, insomma, anzi, molte cose fanno ridere perché quando mi ci confronto poi tanti dicono ah è vero anch'io faccio così, ah quella roba mi ha fatto ridere perché mi ha ricordato me, questo, insomma, per cui comunque ci sono anche tante cose molto... Uh, prese qua e là, condividendo poi dei pensieri comuni con le altre persone, e, insomma, e arrivando poi a un elaborato che poi ha raccontato spesso con ironia. A volte dietro all'ironia si sì, c'erano delle, delle riflessioni più profonde, insomma. Per cui, comunque, ci sono varie chiavi di lettura, poi a seconda dell'approccio di chi sta leggendo e di cosa ci vuol vedere, insomma, come sì, nella sì, musica, sì. quando tu senti un accordo. Ci puoi cogliere tanti livelli di sfumatura. Ora, scusa che ti leggo. Quest'altro commento: intanto, eh, Luca Colombo trasmette rilassatezza quando suona. Sembra che la chitarra sia un prolungamento del suo braccio, della mente. Questo, secondo me, è ciò che distingue un esecutore da un wow, artista. Ovviamente, grazie, sì, gran sì. complimento. Grazie, grazie mille, molto sì, gentile. Se sì. <ride> sì, io ti vado a pescare quelli proprio più significativi, ovviamente sì, sì, ci sì, sono certo. milioni di bravo Bravissimo, suono stupendo, Bene, tutto grazie, quanto. Ringrazio tutti insieme e poi. Io ho aperta comunque un po' la chat, anche se vedo solamente una parte di commenti. Sì, perché però ovviamente. Tanti amici, comunque sì, sì eh, se, le, le, se le vedi su sì, Facebook sì, c'è una sì, parte. Sì, sì, sì. Io da qua riesco a beccarle tutte aggregate tramite il tool che usiamo per Beh, restream, sì, quindi sì, è un sì. po' più comodo. Poi te le potrai rivedere dopo. Bene. Senti Luca del libro, eh, dove di fatto hai raccontato tante cose, eh, anche romanzate, con come la storia di quando hai rotto la paletta della tua scuola Sì, che, eh. che mo... <ride> <Divertamente>, sì, ci ho costruito molto. Sì, sì. Dice tutto il racconto è di fantasia, ma la, la paletta si è rotta davvero. Si è rotta veramente, sì. Quindi questo era per, cioè per raccontare in maniera. cioè per. in qualche maniera. Uh, stemperare un episodio che, che, che è stato doloroso insomma Quindi... sì <ride> sì guarda diciamo di, di tutto il libro la parte che più mi è piaciuta è stata la non diciamo a livello contenutistico no? però la, mh, quella consapevolezza che hai citato nel, nel capitolo 24 quando dici il chitarrista è il posto fisso Okay. Questa cosa mi è piaciuta tantissimo. È una di quelle cose serie invece, sì. Eh, esatto, esatto. E mi sono segnato proprio una frase che secondo me eh, dovrebbe far riflettere un sacco di gente, <ride> che dice il chitarrista è un libro professionista che però è sempre alle dipendenze di qualcun altro. Un freelance dipendente, praticamente un ossimoro vivente. Questa cosa veramente mi ha molto colpito perché l'hai detta con tono scherzoso, ma poi di fatto è quello che succede alla maggior parte degli artisti che fanno questo mestiere, no? Certo, perché comunque questo uno potrebbe dire: ma vale un po' per tutti i liberi professionisti, no, però in realtà eh, il, il, il musicista o il chitarrista, insomma, viene assunto poi di fatto perché aspetta di essere chiamato per un tour, per una trasmissione, eccetera. Però per un breve periodo è dipendente. Ma poi ritorna libero professionista, ma non ha la possibilità di promuoversi anzi. Paradossalmente adesso ci si promuove molto, quindi ci sono i social network, eccetera, però una volta, vorrei ricordare questa cosa, ma ovviamente siamo eh, un'epoca fa, chi, certo. si si, chi si proponeva troppo era di base uno sfigato, perché era quello che non veniva chiamato per la sua bravura e quindi aveva bisogno di proporsi, quindi questo era quello che accadeva negli anni 80-90. Adesso è tutto il contrario, cioè se uno non si propone eh, è fuori dal giro, perché comunque c'è tantissima offerta, anche a volte non rispettando i parametri di, eh, di solidità economica oppure di, di, di etica professionale, insomma. Però io parto dal è andato via qualcosa è tornato sì. no è a posto sì. parte sì. dal presupposto che ognuno ha un proprio valore artistico commerciale e di conseguenza chi lo chiama poi dopo sarà disposto a pagare un prezzo piuttosto che un altro un po' come quando uno acquista un'auto di una marca o di un'altra no insomma siamo un po' tutti comunque in qualche maniera posizionati in categorie il problema si pone quando si va a fare tutti la stessa cosa e magari il livello certo. si abbassa. Cioè io l'esempio ah. che faccio sempre è che dove abbiamo meno potere contrattuale, eppure a volte ho fatto le trattative con le case discografiche per i playback, cioè capitava a volte di essere in tour con un artista e poi di essere chiamati a fare il passaggio promozionale e veniva proposta una cifra che non accettavamo, non accettavo ma non avevo potere contrattuale, quando parlavo col discografico, col produttore, dicevo come faccio a convincerti a pagarmi la giusta cifra quando tu puoi chiamare anche uno che non sa suonare e farà lo stesso lavoro egregiamente, perché fa certo. finta. <ride> per cui... E adesso siamo in un'epoca in cui si finge un po' di più, va detto, perché comunque c'è la tecnologia, ci sono le sequenze, si può mettere a posto, a volte... Quello che accade sul palco non è esattamente quello che sentono le orecchie degli spettatori, per cui purtroppo, allora in quel caso lì la, eh, il potere contrattuale viene in qualche maniera destabilizzato certo. e, e, e meno legittimato dall'artista. Insomma, per cui comunque Vabbè, adesso qua ci sarebbe da aprire un po'. Sì, Però sì, tornando al discorso del posto fisso, eh, il, il problema nostro è che non abbiamo degli ammortizzatori sociali. Questo l'abbiamo visto ampiamente nel lockdown, dove poi è successo di tutto. Quindi si è cercato di aggregarsi, eh, messaggi eh, di, 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 di hashtag, manifestazione, eccetera. Ma la, la triste realtà è che siamo troppo disgregati perché non esiste un'etica professionale da rispettare. Si è detto anche in, in maniera quasi da sproloquio che bisognerebbe fare un album, un esame, così, però io ritengo che la musica sia di tutti, per cui è sbagliato dire tu hai diritto di fare questo lavoro, tu no. Io dico solo una cosa, ecco, che sarebbe giusto che chi fa questo lavoro avesse una contabilità certificata, quindi vuol dire che o certo. hai una partita IVA o hai... Sei iscritto a una cooperativa, quindi sei in grado di emettere una parcella, cioè questo è importante perché se tu rivendichi qualcosa dallo Stato devi aver dato qualcosa dallo Stato, pagato i contributi, eccetera. Essere iscritto a una categoria come può essere l'IMAIE, che è quella che certifica che tu veramente fai questo lavoro perché fai i dischi e, e c'è comunque qualcosa di tangibile. La SIAE è, è un optional, però, se uno è iscritto alla SIA vuol dire che è un artista attivo, quindi scrive canzoni, certo. e allora anche questo certifica. Le impulse. Anche questo è una di quelle cose che se sei iscritto vuol dire che fai veramente questa professione. Quindi, se hai tutti questi elementi, che poi tu sappia le scale su o sai solo le pentatoniche, sai leggere gli spartiti più difficili o, o vai a orecchio, comunque hai una dignità di artista. Quindi, questo io penso che sia. Certo abbastanza importante, ma in questi periodi dove ognuno ha tirato fuori le proprie ragioni, non si sono toccati questi punti chiave, insomma, quasi sì, sì. Mai. che poi è l'unico vero discrimine sull'essere professionista o no, nel senso proprio in questione di lessico, il professionista è quello che ha una posizione fiscale certificata, quindi più che un albo mi sento di dire proprio che sarebbe bello che ci fossero magari una fiscalità adeguata al nostro settore e non che si sì, applicano più. Perché delle agevolazioni beh, mi rendo anche settore. conto che poi per chi gestisce un club o per un musicista che fa, che ne so, i matrimoni o le serate è difficile contabilizzare, oppure a volte far quadrare i conti, va detto, insomma, anche perché certo, poi certo. acquistiamo. Chiaramente un sacco di strumenti, sp spendiamo tanti soldi anche per la formazione, quindi chiaramente a volte anche il carico fiscale può essere eccessivo, però non può essere inesistente. Ecco, questo è sbagliato, se no passa un messaggio sbagliato, che noi siamo quelli che sono dei parassiti ma poi chiedono gli aiuti allo Stato. Quindi in questo caso certo. purtroppo abbiamo avuto un'ampia dimostrazione di quanto... Eh, lo Stato ci ha anche un po' assecondato nella maniera sbagliata quando è uscito quel provvedimento che diceva che se uno aveva versato, mi ricordo se tre o quattro contributi in un anno aveva diritto ma dico se uno ha versato tre o quattro contributi non può essere veramente un lavoratore a tutti gli effetti e poi la cosa buffa è che se ne poteva versare solo tre o quattro forse non ha versato manco quelli perché dice che certo. te lo fa fare no? per cui io che sono uno che versa, credo, 150 contributi l'anno, e cioè, quindi vuol dire che se lo Stato va ad analizzare, adesso magari io faccio parte di una categoria fortunata, ma, ma ho anche un'esperienza che mi ha permesso di arrivare dove certo. sono arrivato, però una media dovrebbe con, contemplare comunque una, eh, un contenzioso di attività un pochettino più, più consistente. Più significativo, certo. Significativo, esatto. Senti, sempre sul, sul tuo libro, scusate che intanto lo faccio rivedere perché magari qualcuno non lo sa, ma Luca Colombo ha scritto questo libro, Vita da chitarristi oltre le corde, che non è tanto un gioco di parole perché è entrato veramente parecchio dentro a tante dinamiche molto interessanti. Oltretutto ho visto con la coda dell'occhio prima Germano Dantone che è l'editore... Certo. Hai pubblicato il libro. Un saluto pure a Germano, uno storico editore italiano, tanti anni con Caris. Con Caris è... che adesso ha aperto questa Dantone Editore, Dantone edit... Edizioni e Musica, se non ricordo esatto, male che si sì. chiama. E, quindi, diciamo, in questo libro che Luca ha fatto c'è tutto. Un percorso molto interessante e anche molto umoristico, se vuoi, come stile. Lo ridico perché, ovviamente, c'è gente che si collega, poi ritorna, poi riviene, poi si collega tardi, quindi è bene ribadire alcune cose. Senti, Luca, dentro al libro, a parte che hai fatto questa cosa delle sigle carinissime: cioè il chitarrista da tour, il CDT, il chitarrista da certo. eh, TV, CDTV e così via, dove hai preso un po' tutti i vari aneddoti e figura quasi psicologica del, del personaggio. Ce ne sta uno in particolare che mi ha ricordato tantissimo anche la mia giovinezza chitarristica, no? il CDA versus CS, certo. quindi il chitarrista da accompagnamento contro il chitarrista solista. Io penso che forse oggi, più che 20-30 anni fa, questa cosa si è, diciamo, è cambiata tantissimo, nel senso che adesso sotto... Veramente tutti solisti, cioè di chitarristi ritmici. Anche su YouTube, magari è difficile trovare un video di un chitarrista che ti fa vedere quanto è bravo a suonare una ritmica. Però nel lavoro di professionista, ma anche semplicemente suonando in una band a un buon livello con degli amici, quanto è importante questa esperienza da ritmico? Cioè, quanto, quanto, quanto si può evitare di eluderla questa strada? Vabbè, adesso guarda, accogliendo anche poi. La, la notizia della morte di Van Allen, che adesso andrebbe citato ogni dieci secondi, perché cioè, sembra paradossale essere qua a fare una chiacchierata sulla chitarra e non citarlo continuamente. Quindi purtroppo questo uh, ci, mi condiziona, ma condiziona tutti noi, insomma, è chiaramente è una perdita estremamente importante e significativa. Certo. E lui, per esempio, è stato uno che ha eh, enfatizzato il ruolo del chitarrista solista, spiazza, eh, spazzando quasi anche quello della, del chitarrista d'accompagnamento. Ma, per esempio, lui stesso era un chitarrista, fa strano che parlarne al passato, è un chitarrista eh, d'accompagnamento strepitoso. Quindi mm. una volta cosa succedeva? Che eh, chi suonava aveva un impatto live costante anzi l'impatto live arrivava prima di tutto il resto no? quindi facendo un concerto tu puoi anche fare tutti gli assoli del mondo ma dovrai fare delle ritmiche perché chiaramente la canzone sta in piedi in quella maniera lì anche se fai musica strumentale o fai qualsiasi cosa comunque non puoi fare assoli dall'inizio alla fine quindi o perché c'erano due chitarristi, o perché tu stesso avevi un ruolo da accompagnamento e poi solista, però c'erano delle dei, dei, dei danni o io ne, scherzosamente nel, nel libro ne parlo come se fossero i, i, le, le cinture nel karate, oppure insomma, <ride> sì. comunque de, de, delle caste a cui si accede poi da un certo punto in poi, no? Quindi era normale che uno iniziasse facendo il chitarrista d'accompagnamento e poi diventasse solista quando era abbastanza bravo. Adesso invece paradossalmente succede il contrario, che magari arriva da me un ragazzino che sa fare, lo cito ancora, i soli di Van Halen e non sa poi invece fare una ri la ritmica delle canzoni di Van Halen, per esempio, oppure... Eh, che ne so, eh, la, la, delle cose banali come la, la, una ritmica funk o accompagnare un blues, eccetera, e non saper accompagnare un blues non vuol dire che uno non sa eh, muovere le dita nella maniera giusta, ma magari non conosce neanche le armonie o non conosce gli abbellimenti, sì, sì, sì. No? per cui magari quando accompagna ha un modo veramente imbarazzante o acerbo e poi quando fa chitarrista solista invece ha già una maturità allora tu mi chiedi quanto conta nel lavoro è chiaro che conta eh, nella maniera proporzionale in cui comunque uno viene messo a eseguire un certo tipo di ruolo cioè facciamo finta che non esistano le sequenze ok quindi uh -huh. comunque quello che accade sul palco è esattamente quello che sentirà il pubblico allora è chiaramente importante al 95% saper fare le ritmiche, e poi gli assoli certo. sono un plus, ma può anche non essere importante, magari non, oramai non ci sono più assoli nella musica attuale. No? Quando vado a fare un disco, suono 12 canzoni, faccio le acustiche, le elettriche, le clean, le crunch, doppiamo, eccetera, e poi magari. C'è un solettino eh, scritto perché doppia magari la frase di fisarmonica o degli archi e raramente poi ah, fai un solo improvvisa delle cose. Cioè è più facile magari che ci siano dei commenti, degli abbellimenti, ma per fare i commenti ci vuole una maturità superiore perché bisogna capire bene la tridimensionalità della musica, capire quando intervenire, quando essere un pochino più protagonisti quando invece essere in qualche maniera quasi trasparenti, conoscere bene le scale, conoscere gli accordi, saper alternare un po' di polifonia e armonia, per cui queste cose certo. sono assolutamente importanti. E quando si ha una conoscenza di questo tipo si è pronti un po' a tutto, se no il fattore meramente solistico... È una, una carta che, che non è vincente in una prima fase della carriera. Bene, aspetta che volevo provare a fare un piccolo sondaggino su chi ci sta vedendo. Ritmici o solisti, CDA o CS. O CS. CDS, allora, eh, CS. chitarrista da accompagnamento o chitarrista solista. Allora, Ma adesso cosa... se siete... La Se siete bufa. su Twitch, eh. aspetta, scusa che dico questa cosa veloce così li facciamo votare intanto. Se siete su Twitch adesso in alto a destra, sopra la chat, vi comparirà un, un pulsante con una domanda che ho scritto: Vi sentite più chitarristi ritmici o solisti? E dentro ci avete due risposte: CDA, che non è consiglio d'amministrazione, ma è chitarrista da accompagnamento, come ha citato Luca nel suo libro, oppure CS, chitarrista solista. Tenendo conto di quello che ha detto Luca adesso. Quindi adesso ve lo, ve lo lascio sotto un paio di minuti, adesso lo vedete, lo vedete qua potete eh, cliccare sul voto, compaiono i voti adesso. Luca non lo vede, però dice, di fatto c'è un'altra finestra sopra le nostre facce mm -hmm. che sta comparendo. Quindi potete votare alla fine del, 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 del votaggio, lo possiamo rivedere insieme. Sai, Luca mi viene in mente un aneddoto di, visto che abbiamo citato Van Allen, Ritmica è solista che qualche anno fa mh, ho fatto un po' di ricerche su, proprio su di lui per questa cosa della ritmica del solista. Infatti mi ha molto colpito quando ho letto quel capitolo perché è un tema che io sento molto, molto vicino. E ho trovato eh, qualcosa come 6.500 video di, della solo di Eruption e due o tre video del riff di Somebody Get Me A Doctor da Van Halen 2 che è un, è un bordello di, di groove pazzesco. Beh, sì, cioè, sì. anche una, una, una fama diversa dei, dei due brani per cui quello magari sì, può sì, sì, intervenire. Sì. Però di base c'è cioè, anche da dire una cosa importante che eh, la solo è quello che mette in evidenza un chitarrista. No? Per cui fare un video con, con la ritmica non ha molto appeal, quindi uno può al limite fare un video didattico dove spiega una ritmica, però non ha appeal, come io per esempio quando ascolto qualche chitarrista che fa l'audizione per entrare in un mio corso, suggerisco sempre di mettere un momento solistico che è quello che evidenzia la personalità, però preferirei un momento solistico improvvisato, dove almeno viene certo. fuori la creatività, perché se uno poi rifà, eh, paro paro le note del chitarrista famoso. Chiaramente non, non si evince la struttura armonica del, del, della, della conoscenza di quello che, che uno sta suonando. No? Per cui, a volte mi capita di sentire qualcuno che suona dei soli con una maturità incredibile. Quindi, a volte gli chiedo se è farina del suo sacco, e quasi sempre non la è. Allora dico, fammi sentire la farina del tuo sacco e se è equivalente allora tanto di cappello ma se invece la disparità è questa è nella stessa distanza certo, sì, in cui starebbe nella ritmica però nella ritmica c'è una discriminante diversa che uno ci investe meno tempo perché è meno in evidenza però c'è un fattore importante tra il fare una ritmica copiata e, e un solo copiato il solo copiato può essere esattamente uguale la ritmica copiata, se non fa muovere un po' le chiappe, come si dice, è frenata. <ride> e questa cosa è pazzesca, no? Per cui cioè, è la bravura del chitarrista ritmico che deve far muovere anche se fa una cosa ossessiva e ripetitiva, no? Pensate alla ritmica di, 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 di Sex Machine di James Brown, oppure tutte le ritmiche di Cool and the Gang, o tutte queste cose dove par quando parte il riffettino di chitarra già uno è di buon umore, quindi questa cosa qua è una, fa la grossa differenza perché non si può copiare. Cioè deve essere qualcosa che si sente dentro e si può sentire dentro solo se uno ha fatto ballare della gente. Cioè questa è una certo. cosa molto importante, no? cioè ognuno di noi ha un vissuto che è fatto di centinaia se non migliaia di concerti davanti alle persone e tu la vedi la reazione, quindi non la puoi vedere da un video mentre la puoi vedere quando vedi un pubblico che è annoiato oppure che in qualche maniera è divertito. Guarda, hanno votato il 68% CDA e il 32% il CS. Quanto, quindi, scusa? 68% CDA, ah, si sentono ah, più... Fantastico, CDA. allora uh, ho un ho appeal nel mondo dei CDA che è molto importante, quindi questa è una cosa sì, assolutamente sì, sì. un dato positivo. Ecco, un'altra cosa importante, per esempio, è che io quando vedo molti di quelli che sono poi i nuovi talenti, all'estero, soprattutto, e sono eh, in qualche maniera catturato da quello che fanno, non trovo mai, poi andando a cercare delle immagini di concerti loro. Quindi a uh -huh. volte è anche un po' sintomatico il fatto di essere un po' eh, star del web, però non avere un vissuto di concerti, o magari. Non vengono pubblicati perché c'è una disparità troppo grossa rispetto al perfezionismo che uno riesce a costruire in un in casa, video certo. eh, creato. E in qualche maniera eh, c'è da sperare che sia genuino, ma quasi sempre ci sono dei timing eh, su, su delle cose che comunque fanno presupporre che ci sia stato qualche ritocchino, insomma, o sì, un giustamento sì, sì. proprio ritmico. Guarda, ti leggo un paio di, di domande che arrivano da Twitch. Eh, questa è relativa ai tour, se il chitarrista del, e del cantante X al momento di imbarcarsi per il tour, scusa, sei il chitarrista del cantante X e al momento di imbarcarti per il tour realizzi che non c'è buona sintonia con un altro musicista della band, come la gestisci questa cosa? <ride> Vabbè, intanto allora c'è da dire che un conto alla band creata così invece in questo caso è la band per un risultato professionale del cantante sì allora partiamo dal presupposto che la possibilità che non ci sia nessuno nella band che ci sta sul cazzo o che noi stiamo sul cazzo a qualcun altro è praticamente eh, impossibile cioè ci sarà sempre qualcosa perché non ci si conosce quindi è un po' come trovarsi in una combricola nuova dove comunque ognuno ha una propria personalità ci sarà quello più Propositivo, quello più egocentrico, quello ritardatario, quello più pignolo, quello meno. Quindi partiamo da questo presupposto che una band è come trovarsi con una con bricola per partire verso un viaggio e, cioè, se va tutto bene, è, è un miracolo. Io ecco, posso dire, sono <ride> stato fortunato, spesso è capitato, tipo, per esempio, eh, nel tour con Ultimo si era creata un'alchimia pazzesca ma lo dicevo apertamente, dicevo cavoli è veramente rarissima questa cosa qua per cui questo poi dopo sta anche un po' a chi ha fatto la band l'ha fatto magari conoscendo le persone consultandosi, cercando anche di capire un po' le, la, il carattere delle persone tutto quanto. quando invece avviene questa cosa che può succedere che ci sia una, un dissapore così eh, bisogna chiaramente far buon viso a cattiva sorte quindi cercare di accettare i difetti altrui anche perché poi uno dovrebbe sempre domandarsi ma è uno che sta sulle palle a me o magari sono io che sto sulle palle a tutti per cui cioè, ci vuole anche molta autocritica e capacità anche un po' di, di, di convivere quindi adesso faccio degli esempi stupidi no? però per fare un tour ci vogliono anche delle capacità che vanno oltre quelle musicali perché, mm. per esempio, eh, si guida in alternanza. Se uno ha l'abitudine a passare col rosso, guardare il cellulare mentre guida, oppure andare troppo forte, troppo piano, chiaramente dopo un po' si crea l'inimicizia di tutti, no? oppure certo. cioè non è più viene considerato meno affidabile per quello. E, e noi musicisti siamo tutti strani, per cui comunque voglio dire, bisogna cercare ogni tanto di essere a fuoco su certe cose. O uno arriva sempre in ritardo oppure uno faccio degli esempi eclatanti. Sì, ma sì, ma sì, succede: sì. uno non si lava, arriva alle prove e, e, <ride> e poi quando si suona si suda. Quindi, se uno magari già parte un po' svantaggiato, a fine prova è uno. Per cui, cioè, a volte bisogna cercare delle piccole regole di convivenza che sono importanti. Come anche adesso si lavora tutti in air monitor, per cui. Cioè, è brutto a dirsi, ma se uno ci sta sulle palle o suona male o suona fuori tempo suona, o ha i volumi sballati lo abbassi e basta. Però una volta invece che ti sentivi così, se uno era troppo egocentrico e teneva il volume alto, dopo un po' magari faceva più bella figura degli altri, ma stava sulle palle a tutti. Per cui comunque. Uno può fare bella figura a un tour, ma magari il tour dopo viene lasciato a casa perché ha comunque peccato di protagonismo, eccetera. Adesso c'è anche il problema dei social network, no? Per cui a volte uno non si rende conto che quello che dice ehm, sui social network viene letto istantaneamente da tutti, quindi uno rischia di certo. rendersi ridicolo quando fa quei post eh, tipo. Faccio degli esempi a caso, no? però sì, sì. ciao Napoli per dire. No? E dici quella lì è la frase che può dire solo l'artista. Non tu che suoni per l'artista. Per cui dopo uno si mette automaticamente nel ridicolo senza saperlo nel giro di 30 secondi. Quindi quello che a volte viene chiamato bullismo nel web, così ha anche un corrispettivo di vita reale. Quindi a volte bisogna anche cercare di mantenere un profilo un po' basso oppure, sapersi insomma, anzi, anche trattura... stare al proprio posto. Assolutamente, cioè io parto mm. sempre dal presupposto anche qua nel libro ne parlo della cosiddetta fama per induzione. Cioè, attenzione che se uno lavora con un artista famoso e gli aumentano i follower, quella è fama per induzione. Poi quando sì, sì. l'artista lo lascia a casa, quelli magari tolgono like o così, no? Però questo a volte va Porta anche un po' a, a, a ad alzare il profilo, ma senza un motivo musicale insomma. Ecco. Certo, sì. Ho letto proprio nel, nel libro: ne parli. Quando dici, dici. La maggior parte delle volte mi capita gente che mi guarda come per dire: Ma quello che cavolo è? Lo conosco? Ma non esatto, so chi dove è. cavolo, te l'ho già visto. No? <ride> <ride> per cui. Guarda, c'è un'altra domanda di. Giangar: eh, dice: Ma un professionista come te quanto ancora si emoziona? Prima che rispondi, eh, volevo far vedere proprio un estrattino del libro, che è questo capitolo che si chiama Facce da Solo. <ride> e Luca ha messo nel libro un po' di facce, ovviamente adesso si vede poco. Scusate, aspetta che mi, mi rubo, rubo la scena un secondo. facendo altro eh, non eh. Esatto. <ride> e ci sono un po' di facce che raccontano eh, abbastanza bene il fatto che sicuramente nonostante il lavoro e tanti anni di professione a dire che quelle sono le uniche foto che ho messo in tutto il libro, eh, per cui eh, sì, detto, esatto, eh, è vero, sono le uniche che ho messo pagine. sono ridicole per, <ride> per cui questo era anche voluto, insomma. Bene, quanto che... si emoziona. Sì, quanto si emoziona Io... ancora un professionista come te. Io mi emoziono sempre, cioè e ci sono vari step di emozione, no? Allora, quella più bella è quando uno si commuove, quindi io sono uno che si commuove sempre, soprattutto quando sento le progressioni armoniche con gli accordi semidiminuiti o queste mm. cose molto melodrammatiche così. O le melodie comunque consistenti, che ti a volte anche i testi, insomma, queste cose. Per cui io sono uno di quelli che a Sanremo, spesso magari alle prove ascolta i testi, per cui invece solitamente il musicista non li ascolta perché è concentrato sulla propria parte. Poi invece c'è un'emotività di, di, di tensione, e quella c'è sempre proprio. Quindi allora l'altra emotività. Eh, non sempre scatta, ma se non scatta mi dispiace. cioè, quando io suono e in quel momento non sto provando niente, spero che mi arrivi quella roba dall'alto che mi fa entrare nella parte. Se non arriva, mh, non ho un coinvolgimento, però arriva se quasi sempre. cioè, se sì, non sì, arriva, sì. vuol dire che non, non sto entrando abbastanza nella parte. Eppure a volte è difficile perché magari. Cioè se uno è su un palco figo, con le luci giuste, con i giusti ascolti, eccetera, è una passeggiata a entrare nel pezzo. Ma a volte a me capita di fare delle masterclass, magari sono con le luci sparate al neon, oppure su palchi dove non, non c'è questo tipo di illuminazione, o magari la gente è disposta in un modo che è molto lontana o troppo vicina, per cui ci sono a volte delle aggravanti di questo tipo qua. E poi invece l'emotività, quella dove uno può farsela un po' sotto e, e questo eh, può avere vari tipi di step, quindi l'essere teso per me è sempre, prima di una diretta televisiva, prima anche di adesso quando vado in giro a fare presentazioni del libro, ci saranno magari meno persone di quando faccio i concerti con gli artisti, però sono di tutti per me, quindi comunque ho una, un certo tipo di, di, di pressione psicologica sempre e paradossalmente poi si riversa più su quando prendo il microfono devo parlare perché quando suono cioè dico chiudo gli occhi e quello che succede succede anche certo. adesso stesso no cioè per me io mi rompo le palle a parlare cioè suonerei sempre e basta dall'inizio <ride> alla fine però chiaramente è uno step necessario no quindi a volte comunque quello lì è il mio momento in cui sento di più la tensione però quando suono poi l'emotività mi porta anche a sperare che funzioni tutto come dicevo prima, e quindi ad avere un'emotività che è più legata ad altri aspetti che non alla mia performance uh, chitarristica mera. Quando sei un po' è più calda. fuori dalla tua zona di comfort, magari chiacchierando, S sì, ma quello è sempre: cioè, purtroppo nella tua zona di comfort, ci sei solamente quando tu fai uno stesso repertorio reiterato, cioè, per esempio, quando fai un tour con un artista. Alla quarta, quinta data puoi mettere il pilota automatico perché sai i mm. pezzi a memoria, hai memorizzato i cambi degli strumenti, sei uno step avanti rispetto a tutto quello che sta succedendo. Invece nelle prime date sei un po' più teso. Quando sei, puoi a pensare alla quarantesima data di un tour, cioè comunque... Eh, Ce l'hai in tasca proprio il concerto. Invece, certo. nel mio lavoro quasi sempre sono delle prime, per cui le trasmissioni televisive è sempre la prima esecuzione, quella più importante, no? oppure quando sei in studio e stai suonando una parte dove devi entrare nel pezzo, però sei da solo perché gli altri hanno già registrato in qualche maniera, eh, senti la pressione, però al tempo stesso eh, se sei. Circondato da musicisti che conosci, da produttori o artisti che conosci bene, è più semplice. A volte, quando vai da un nuovo produttore insomma, senti maggiormente l'attenzione. Quindi per rispondere alla domanda è quasi sempre. Bene, bene. Senti, facciamo uno spin-off più da, da gas, Gear Acquisition mm -hmm. Syndrome. Tu collabori da tanti, a parte c'hai un parco strumenti eh, grandissimo anche proprio in virtù del fatto che ti servono quegli strumenti in tantissime situazioni. Però in tanti anni hai collaborato con super brand come Gibson prima, PRS, Vox, Ernie Ball, eccetera. Ti volevo chiedere questa cosa, visto che poi negli ultimi anni c'è un po' questa tendenza di tanti artisti direi addirittura non professionisti, nel senso che sono i, i prosumer dettati dal fotografo. Cioè, persone che non fanno questa professione al 100% oppure hanno solo il loro giro d'allievi, di cercare endorsement per avere strumenti, magari a un prezzo artist price, eccetera. Visto che questa non è la tua situazione, che cosa significa per te? Cosa ha rappresentato per te essere ambassador proprio di strumenti e di brand così importanti nella storia? Perché li hai scelti? Che tipo di legame ci sta? Giusto per far capire un po' a chi ci ascolta, che differenza c'è tra quello che oggi chiamano endorsement, che non lo è, cioè un artist price, uno sconto su uno strumento, e quello che poi fa un professionista che questi strumenti ce l'ha da una vita, li usa in situazioni importanti. Mm. Ma io credo che sia, si sia fatto un gran casino su questo argomento qua, e bisognerebbe rifare, fare un reset, o fare un po' di chiarezza, insomma. Però parto da... Una domanda che mi viene rivolta ogni tanto, no? qualcuno magari mi chiede come si fa a essere endorser, come hai fatto a diventare endorser di PRS per esempio? tanto per dire. Allora, partiamo dal presupposto che uno dovrebbe essere endorser quando ha un potere commerciale, ok? Quindi vuol dire che se un'azienda sceglie me come endorser evidentemente sa che io farò vendere delle chitarre, quindi quella dovrebbe essere la condizione ottimale, in cambio mi darà degli strumenti da utilizzare, me li regala, oppure qualcuno ha dei contratti dove viene anche pagato, non credo che però sia questa una pratica che avviene in Italia. Allora, qui si crea una gran confusione, perché poi sembra che uno venga pagato o in qualche maniera imbeccato per usare un determinato strumento. Io certifico la mia posizione, che però può anche non essere quella dei miei colleghi. Io ho sempre usato quel cavolo che mi pare e poi mi sono venuti a cercare i marchi, perché magari se uno vede che eh, uno strumento che utilizzo viene venduto, se me lo vedranno sempre in mano, probabilmente ne, ne venderanno di più. Quindi questo dovrebbe essere un po'... E in una certa fase della carriera, se uno di noi ha un endorsement, è anche agevolato, perché magari uno non ha i soldi per comprare tutti gli amplificatori, le chitarre, eccetera. Quindi può essere un cambio un po' alla pari, cioè io praticamente ho degli strumenti omaggio oppure in uso, incomodato d'uso, e li faccio vendere e in cambio io posso utilizzare cose che non mi potrei comprare. Questa è un po' la filosofia di base. Negli ultimi anni invece è partita questa caccia all'endorsement, per cui il fatto di avere lo strumento di poter scrivere endorser di tal marchio è un vanto, ma in realtà non c'è eh, un'agevolazione, anzi, forse l'agevolazione c'è da parte dell'azienda che è riuscita a piazzare un prodotto in più a un prezzo che dai diciamolo, gli artist certo. price spesso sono quasi uguali allo sconto che fanno i miei amici tipo Lucky Music o negozi importanti che, hanno, che trattano i clienti molto bene e quindi riescono a dare un prezzo che poi l'artist price è leggermente meno ma uno poi deve produrre il video, la documentazione, il curriculum eccetera certo. quindi più rotture di scatole che altro insomma. allora in questo senso qua sarebbe giusto fare un po' un reset e usare quello che ci pare se l'abbiamo comprato, oppure essere endorser se l'azienda è in grado di supportare l'artista con un endorsement serio. Faccio un esempio: l'endorsement sulle corde uno non ti può dare l'endorsement se poi ti dà tre mute e le altre te le devi comprare. No? Per cui chiaramente è serio nel momento in cui io dico: Oh, bello avere l'endorsement sulle corde, beh le cambio quando mi fa comodo e quindi ho sempre le corde al massimo fresche. della performance. Ok. E lo stesso per gli strumenti magari io mi sono comprato questa chitarra se me ne danno altre due in endorsement io posso eh, avere la chitarra di scorta che è altamente performante come questa oppure devo fare due lavori diversi e posso lasciare una chitarra al service di qua e al service di là quindi questo sarebbe l'endorsement insomma certo però poi sappiamo che adesso un po' la politica è cambiata è cambiato anche il modo di Fruire de de degli strumenti, però io parto dal presupposto che eh, sono molto seguito dal punto di vista degli strumenti perché non mi sono mai fatto, non ho mai messo in secondo piano la qualità di ciò che uso. Infatti, tutto ciò che uso lo uso perché mi piace e poi mi è stato anche in qualche maniera proposto di utilizzarlo, tipo le PRS. Io usavo le Gibson ero pienamente soddisfatto poi quando c'è stato quell'episodio che racconto qua della paletta della, della golf top che è lì appesa che, che si è rotta e l'ho fatta cadere come un pirla da, dal divano però ci ho costruito tutto questo racconto che sono stato in Messico a ritirare un premio poi è arrivato un tipo a prendermi mi ha fatto cadere la chitarra poi chi, chi <ride> prende il libro lo legge e si fa due risate però in quel momento lì io sono andato a cercare uno strumento che fosse allo stesso livello e non riuscivo a trovarlo e mi sono imbattuto in una PRS quindi suonando ho detto wow, però mica male e poi a un certo punto sono son partito per quella tangente quindi ho trovato un suono che mi faceva impazzire che era solido caldo eccetera ma al tempo stesso con delle sfumature bright in più rispetto alle chitarre che ho utilizzato fino a quel momento lì e non era così bright come la Stratocaster, che è una chitarra pazzesca, certo. ma non mi rappresenta più. Cioè io non riesco più a suonare con quel suono. Quando sento uno che suona la Stratocaster mi fa impazzire, ma non, non riesco più a non suonare. Non ti certo, come stile. è una cosa che è personale. E la PRS mi ha dato un balance perfetto di frequenze medio-basse che io amo. A me piace tanto suonare in questa zona qua che è difficilissima perché quando suoni qua devi stare molto attento alla pennata all'inclinazione del plettro cioè devi cercare di non ingolfare lo spettro delle frequenze ma essere molto intelligibile oppure mm. anche qua quando suoni nella zona intermedia tutte le chitarre suonano bene dai diciamolo quando vai nelle zone alte devi avere un suono lirico caldo e lì anche qua Alt alcune chitarre si perdono perché diventano taglienti, spillose e perdono tutta quella componente medio bassa. Quindi io qua ho trovato il mio balance, però è il mio, ma se io lo faccio sentire perché è la, è la mia voce, quindi chi sente può apprezzare o non apprezzare, ma sono io, cioè non ho dovuto ad adattare il mio modo di suonare a uno strumento che mi hanno dato, ho detto ma non mi ci trovo, però me l'hanno dato, quindi provo a usarlo. E lo stesso vale anche per tutta la strumentazione digitale, per gli amplificatori, gli effetti, eccetera. Quando mi propongono qualcosa ma non mi piace, dicono grazie perché tanto, per fortuna, ho acquistato tante cose <ride> nel corso di una vita, se mi viene regalato qualcosa o prestato quello che è, deve aggiungere qualcosa alle mie performance. Non... Certo. Al mio conto corrente, che poi non succede mai perché nessuno dice mai oh ti do 1000 euro se mi usi, cioè, non, non funziona così. Non siamo come eh, i, i calciatori, By. no? Hai sì, capito. Sì, sì. Per cui, <ride> questo è quello che succede. Insomma. No, penso a qualche artista che questi trattamenti ce l'ha, ma sono quelli un po' storici che hanno iniziato quando c'era questo mercato. Mi viene in mente tutto il mondo degli artisti banets dell'epoca, dell no? I vari Steve Vai, Satriani. Eh beh, ma attenzione, ovviamente... stiamo parlando di giganti. Eh certo, cioè, sì, sì, non sì. confondiamo. Adesso io mi reputo uno famoso, ma stiamo sempre in Italia. Quindi purtroppo parliamo di contratti dove è completamente diverso. A volte hanno progettato uno strumento insieme e quindi chiaramente c'è anche una questione di royalties, eccetera. Io l'unica cosa che certo. ho progettato sono i plettri del mio amico Steve. SSTX uh, Steve Tommasi li abbiamo progettati insieme però sono questi qua sono dei bombardoni che costano intorno ai 25 euro mi sembra 25-30 euro quindi non vanno tirati ai fans o dimenticati nei pantaloni in lavatrice così però svoltano veramente il suono però non prendo royalties cioè comunque lui me li dà da usare me li regala io ho dei pletri pazzeschi e ce li ho sempre però le, non ho percentuali sulle vendite ma sono contento perché comunque è un discorso di autopromuoversi come anche eh, sempre nel made in italy le tracolle magrabon o i cavi lab audio technology queste sono le cose italiane che utilizzo poi invece sugli strumenti sulle chitarre ho avuto tanti, tante proposte da eh, gli utai, per esempio collaboro con eh, i ragazzi di bow one eh, mm. che, che mi hanno dato le chitarre però Purtroppo cioè, se un'azienda è piccola non può supportare un artista nella giusta maniera perché nel momento in cui io devo fare tre lavori diversi non posso chiedere tre chitarre, tre chitarre a certo. un liutaio che comunque fa fatica a far quadrare i conti. Per cui purtroppo diventa, io la chiamo amichevole collaborazione come anche con Costa Lab per esempio. Cioè ci sono tanti italiani con cui collaboro però... L'endorsement vero e proprio è quello che può garantire anche qualsiasi richiesta. Io per esempio con gli amici della Eco eh, che importano PRS o Vox quando usavo gli amplificatori, ogni tanto capitava guarda che devo partire per eh, due tour diversi, mi servono quattro amplificatori e spesso eh, mi sono sentito dire non c'è problema. Quindi chiaramente certo. è anche un giro di, di economie e di finanze diverse. Quindi io devo garantire la mia fedele collaborazione però per contro loro devono garantire la fornitura di strumenti quindi questo è un, un duplice scambio insomma sì 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 bene grazie di questo chiarimento perché io mi accorgo stando inevitabilmente tanto sui social proprio per il lavoro che facciamo con music off che sta proprio un po cambiando giustamente la generazione di chi oggi naviga internet e manca adesso il collegamento di quello che è un, un tipo di ruolo, un tipo di professione e quello che sembra possa essere un ruolo o una professione. C'è cioè quello, anche quello dell'influencer che mi fa ridere: c'è cioè, gente che veramente non ha mai fatto un tour, non ha mai fatto un disco e si arroga il diritto di dare suggerimenti a chi, a chi non sei, sa qual è il cioè, ruolo. Anche lì se c'è chi li ascolta ha ragione lui. cioè non è sbagliata questa cosa qua. Io trovo sbagliato quando tu stai millantando qualcosa che non è reale. Cioè, se, per esempio, eh, tu insegni, però non hai mai fatto un concerto, ci può anche stare, cioè, c'è anche chi è un bravo insegnante, pur non essendo un sì, grande sì, sì. performer. Okay. Il problema nasce quando tu invece. Eh, dai per scontato oppure ehm, diffondi un'informazione che non è veritiera, cioè quando uno dice io uso questa chitarra perché anche davanti, anche su un palco di grandi dimensioni, tiene l'accordatura, dico una cosa a caso, ma se non ci sei mai stato su quel palco l'informazione non è veritiera oppure Faccio un esempio di, di queste cose che leggo, io uso gli armonitor della Ultimate, li ho comprati, costano credo intorno ai 2.000 euro, 1.800, quindi una, una cifra importantissima, ma l'ho spesa perché sto ore ed ore con le cuffie, a volte anche 12 ore, quindi mm. chiaramente le cuffie sono un, un, un acquisto importantissimo perché le nostre orecchie sono importantissime. ok Guardo su internet e vedo gente che compra cuffie da 10 euro. E va bene, cioè, se uno ha 10 euro da spendere, è giusto così, no? Non siamo tutti, comunque, professionisti nello stesso modo da, da dover investire 1800 euro. Il problema nasce quando tu diffondi l'informazione e dici queste suonano come quelle da 2000 euro. Ci puoi fare i tour e va bene, anche questa informazione, nella tua convinzione, ci può stare. Ma quando tu passerai 12 ore al giorno con le cuffie da 10 euro, comunque il rischio è che probabilmente le tue orecchie verranno compromesse su un uso prolungato, perché bisogna stare molto attenti. Chi progetta cuffie solitamente ha due maroni così, quindi ha fatto test di tutti i tipi. Certo. Chi mette sul mercato strumenti che sono al di sotto anche dell'amatoriale, probabilmente... Rischierà di fare dei grossi danni all'udito, ma nel tempo, cioè non certo. chiaramente nell'uso di una settimana quando uno dice: oh, ho fatto la serata, spaccavano con le cuffie. Ed è un esempio su tanti, come l'affidabilità sì, sì, sì. di uno strumento, di un pedale, quando uno dice: Oh, suona come quello da, da 1000 euro, però magari poi sei su un palco importante e ti si rompe nel momento della tua migliore performance. Insomma, sì, <ride> sì, sì. queste sono cose un po'. Sì, mi fa ridere anche tante volte quello che citavi adesso il pedale da 20 euro 30 euro 40 euro che dice suona come ma tu ce l'hai mai avuto quell'altro eh, questo sentito? oppure tu hai mai avuto quel pedale in un contesto dove dovevi tenere un volume di palco solido dove poi quando tu alzi il volume per esempio i rapporti delle frequenze cambiano dra drasticamente per cui comunque certo. O l'hai sperimentato, magari funziona bene lo stesso, ma probabilmente non l'hai sperimentato, quindi non puoi dire la tua in tutti i contesti. Io per esempio ho venduto, vendo anche attualmente dei profili del Camper, adesso uh -huh. sto collaborando con Helix, però quelli per Helix non li ho ancora messi in, com in commercio perché voglio aspettare di aver fatto tante performance in contesti completamente diversi. I miei profili su Camper li ho testati in televisione, allo stadio. Al palazzetto nel club eh, in sala di registrazione. Quindi, quando uno mi dice funziona perché è tutto bilanciato, è perché l'ho provato in tutti i contesti. Eh certo. Magari allo stadio mi sono reso conto che dovevo tagliare un po' le frequenze in basso, oppure togliere un po' di delay o aggiungere qualche reverbero o cambiare l'interazione del Power o di questi parametri moderni sì, che sì, una sì, volta sì. non c'erano sugli ampi insomma. Bene, bella questa cosa mi viene, mi viene in mente quasi la pubblicità di vendi responsabilmente, nel senso, eh, certo. quando proponi qualcosa devi essere garante di quello che stai dando. Certo. Eh. E al tempo cosa. stesso con serietà, ecco, perché io poi quello che dicevo prima, ho la credibilità, ma perché non. Cioè, quello che racconto è sempre vero, non, non sono mai cose insomma, che... che non sì, sì, penso sì. veramente. Bene, caro. Allora, senti, io direi che se vuoi, visto che io mi sto tenendo un po' i tempi e voglio rispettare anche il fatto di non andare troppo lunghi, primo perché sennò no, ti, ti stressiamo sì, e secondo perché un po poi... Eh, infatti, <ride> e, e poi oggettivamente sono giorni in infrasettimanali, non siamo più in lockdown anche se ci sono ancora un po' di complicazioni, però domani si lavora. Quindi io se vuoi ti farei suonare un altro brano, poi ho ancora due o tre domandine un po' più svelte e poi ci possiamo... Salutare, che ne dici? Va bene, va bene. Allora, bene. dai, facciamo un, visto che è la serata, allora, fare un tributo a Van Allen sarebbe veramente di cattivo gusto, però un brano dedicato a Van Allen invece sì, che è totalmente bene. diverso da, dal suo mondo. Mm. Grandissimo. grandissimo veramente stupendo questo brano questo è sottovento vero? sì 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 questa è ah, aspetta scusa riaccendo qua sì questa è contenuta sul mio cd Sunderland. veramente bellissimo poi <ride> suoni bellissimo stai usando Elix adesso? sì 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 adesso è la helix tomp tra l'altro quindi la piccolina proprio sì, 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 veramente veramente stupendo. con degli R realizzati da me, per cui insomma ci sono queste novità in arrivo. Per cui Bene, non vedo l'ora che arrivi, no? <ride> Bene, tra l'altro, ho scoperto che gli R fanno veramente tantissimo nella costruzione di un suono digitale, per cui comunque. Io ricordo sempre a tutti che quando si fa il paragone tra digitale e analogico, bisogna sapere esattamente di cosa si sta parlando. Nel senso che quando uno paragona l'ampli che sente nella propria stanza al digitale sentito non si sa dove, magari su un impianto oppure su una cassa certo. full range o monitor, non è attendibile quel paragone. Il paragone è sentire il proprio ampli microfonato. È rimandato dall'impianto dalle cuffie, quello che è, e poi Helix o Camper o quello che è, sentito dalla stessa fonte. Ok, io garantisco che quando si usa un IR con i contro cosi, il risultato non si sente, ma in questo tipo di percorso. Non dall'ampli certo. è chiaro che l'ampli fisico è diverso, meglio o certo. peggio, ma è diverso. Io, per esempio, spesso vado in studio e ascolto l'ampli dalle cuffie o dai monitor da studio e quando c'è il confronto a b non si sente la differenza cioè a volte faccio fatica quando mi fa il confronto a ballo e dice dove siamo boh, e poi invece è quella roba lì questo sì, è sicuramente... il paragone cioè che va fatto poi quando uno invece parla per luoghi comuni magari non ha mai sentito il proprio ampli microfonato e c'è una bella differenza perché anche un bel ampli microfonato male può essere una schifezza e quindi gli R oppure i dispositivi digitali permettono di garantire la trasmissione come fosse un ampli microfonato bene, questa è la cosa. Sì sì. sì, sì, poi mi viene in mente anche il fatto che è inevitabile che ci siano delle cose tipo l'innesco del feedback con la 4x12 a un metro. È ovvio che non la puoi certo, simulare, diciamo addosso. Volte, intendo. Esatto, ma a volte quella cosa lì in un ambito professionale non è ottenibile lo stesso, cioè perché mm. comunque eh, l'ampli viene messo in un boot oppure in un isobox o in un'altra stanza. A Sanremo i primi anni in cui eh, andavamo in onda, i miei Vox AC30 venivano messi in un isobox in un'altra stanza, <ride> certo. per cui io sentivo sì, per sì, un sì. mese e mezzo delle cuffiette, per cui comunque eh, ti garantisco che la resa era inferiore di quella di quando sono passato Chiaro. al camper perché l'ampli nell'isobox non lavorare per bene perché comunque 100 watt in classe A eh, messi all'interno di un isobox mandano delle rifrazioni che probabilmente danno un suono che non è come si sì, sì, magari ci sono anche degli sfasamenti con, una, con una, un microfono a nastro un condensatore un dinamico mixati per bene Guarda, mi trovi assolutamente d'accordo, oltretutto faccio questo spoiler che poi gli amici vedranno alla fine della diretta perché alla fine di ogni diretta annunciamo quella della prossima volta che è giovedì che inizieremo una diretta ricorsiva che faremo ogni mese che si chiama Digital and Hybrid System insieme a Giacomo Pasquali e Emanuele Sereni. Eh, scusate, Emanuele Sereni, sì, so, sono un po' intronato anche io, eh, parleremo proprio di questo, cioè di smontare un po' di luoghi comuni, questo è meglio di quello, ma capire come ogni cosa ha cioè, il suo contesto, eh, sarà un'esperienza molto bella, passeremo attraverso tutte le macchine, quindi... Helix, Fractal, STL, tutto il mondo digitale, ma anche là il mondo hybrid. Quindi c'è tanto da scoprire, e, e la rete è piena di stronzate, proprio piena di luoghi comuni, <ride> Quindi, luoghi cioè... comuni io direi più che eh, altro. Sì, cioè questa sì. la cosa, come per esempio chi dice che le PRS hanno un suono freddo, eh, sì, e sì. io non so che dire, io non riesco a trovarlo. Sto suono freddo, per cui evidentemente magari uno ha sentito. Non so, la Custom 24 che è uno strumento completamente diverso da questa, ma come anche tante altre 24 tasti, che però certo. hanno la loro, il loro punto di forza nei, negli armonici del suono distorto. Per che esempio. strumento è quello? Scusa che l'hanno chiesto prima in chat, ma non ti avevo entrato. È una, una PRS McCarty del 2004, che ha, è molto basic, come cioè è bellissima perché è un top che vai per terra però ha uh -huh. eh, ah, solo due controlli a differenza della 594 che adesso non ce l'ho qua ma ce l'ho ah, no è qua sì questa è la McCarty 594 quindi anche questa sì, sì. è bellissima però ha quattro pot per cui a me mi spiazza un po' la creatività quando sono su un pacco ora con me sfondi una porta aperta perché pure io sono appassionatissimo e ho anche io una McCarty 2006 semi hollow che l'ho cercata sì. dappertutto sì, sì, veramente esatto. uno strumento bellissimo poi oh, ha lo, lo split, per cui comunque il suono se tu split aspetta, metto un clean proprio. Se tu vai lo splitti... Tu si sente anche un po' di per cui mi, mi permette di avere vari tipi di sonorità. Poi ha questo ponte senza regolazioni, o meglio, c'è una piccola regolazione, ci sono due brugole qua che permettono di spostare. Però, se vedi è un ponte un po' arrogante, no? perché non ha regolazioni, ma proprio sulla base del fatto che lo strumento è perfetto, è intonatissima, e poi appunto ha un'intonazione incredibile e poi il suono. l'occorrenza è bluesy, è un po' più rock, insomma per cui comunque sì, poi... in questo periodo mi sono concentrato più sul suonare, per cui ho bisogno di uno strumento solo, quindi ho qua tantissime chitarre, le strato, le telecaster, sp... però alla fine mi interessa concentrarmi sul, sul tocco, sul suono, per cui ho scelto questa... Qua. Certo, <ride> senti, do due domande secche, molto facili, che le facciamo un po' a tutti di diritto. Uno, quali sono i tuoi cinque dischi? dico 5 perché so che dire uno è difficile i tuoi 5 dischi preferiti o che ti hanno influenzato di più quindi uno sguardo a quello che è già uscito te ne faccio tutte e due così se vuole puoi collegare e poi se ci sono dei chitarristi o anche non chitarristi di oggi eh, che secondo te sono molto un riferimento per proprio come consiglio d'ascolto quello che tu Ascolti come ispirazione, come, mod come eh, modello, come riferimento anche ad oggi, quindi un, un passaggio passato-presente. Eh, Ma guarda, allora è difficile rispondere a questa domanda perché proprio in questi giorni, poi spostando tutto quanto, ho trovato tutti i miei cd, dico pensa quanti cd, e ogni volta eh, ognuno mi ha lasciato un ricordo da, da, da adesso. Sempre ricollegandoci a Van Halen, pensare a Bidit per cui quando uscì in radio fu una botta pazzesca, oppure I Police, o, o gli U2, o, o se no andando indietro i Beatles, l'album bianco dei Beatles. Potrei dirti che mi ha dato una, una botta pazzesca quando è uscito, però. Poi, eh, se devo dirti, un disco che mi ha veramente cambiato la vita è stato Tarkus degli Emerson Lake and Palmer. Cioè, quando ho ascoltato quello, ecco, ho avuto proprio un, un, un cambiamento di visione, anche se poi, chitarristicamente, gli Emerson Lake and Palmer non, non hanno in, Emmer, in, in, in Greg Lake la punta di diamante. Però, anzi, risco, riascoltando adesso, ho... Ho riscoperto invece delle sfumature stilistiche, chitarristiche o bassistiche sue, che comunque erano passate un po' in secondo piano, mentre Kate Emerson comunque aveva comunque questa uh, vena che, che passava con disinvoltura dal classico al pop, al rock, insomma, quindi lui mi ha sicuramente influenzato tantissimo. E, e anche di Yes e Rick Wakeman per esempio Pare i tastieristi ma sono quelli che comunque mi hanno dato una visione un po' diversa poi <ride> cioè, invece ricollegando quel mondo lì alla chitarra i Pink Floyd sicuramente forse il primo disco che mi ha catturato il Pink Floyd fu Animals poi dopo sono andato a, a ricercare un po' tutte le varie pietre miliari loro poi i polis li ho citati, per esempio, comprai per, per sbaglio Outlandos d'Amore, poi non lo tirai via dal, dal, dal giradischi, forse dopo quattro mesi. Costantemente... Per sbaglio! Sì, 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 perché l'avevo comprato perché mi piaceva la copertina, ma credevo fosse. Ma io ti parlo di un periodo in cui i polis non erano ancora conosciuti in Italia. Per cui mi ricordo sì, che sì, lo trovai sì. in un negozio di dischi, per cui dici Boh, mi sembra un disco che, che ho sentito alla radio. Per cui ai tempi, cioè, il modo per scoprire i dischi erano le radio oppure i negozi di dischi dove andavi lì, ti raccontavano, ti facevano sentire un pezzo come quando vai dalla, dalla, nel negozio in drogheria e ti fa assaggiare un pezzo di formaggio al mercato, no? ti fa assaggiare sì, un sì, pezzo sì. di formaggio e prosciutto. Cioè, questo era il modo nostro di scoprire i nuovi dischi. Adesso cioè, lo sai, c'è talmente tanta roba che è difficile affezionarsi a qualcosa, però, nonostante questo, mi sono affezionato come tanti di noi a John Mayer. Ma perché mm. è un ottimo chitarrista, un ottimo performer, ma poi scrive delle belle canzoni, per cui questo è quello che fa la differenza rispetto a tanti altri invece che comunque suonano bene ma scrivono poco. Certo, e invece qualcuno, diciamo, dei nostri giorni, giovane o meno giovane, che ti piace molto, che non sì, sia sì, necessariamente lusingato. Per esempio arresti. era il riferimento dei giovani. Ah, okay, okay. Sì, sì, sì. Okay. Perché per il resto non saprei cosa dirti, cioè nel senso eh, non, non trovo qualcosa che possa essere mandato in loop nei miei ascolti. Per certo. cui non, uh, i colplay, però... Siamo in un range che non è, è esattamente giovane, però è sufficientemente attuale. Ecco. Ok, guarda, colgo l'occasione per dirvi che su Music Off c'è una rubrica. Non so se lo sai, Luca, che tiene Salvatore Pagano, il mio, il mio socio e fratello, che si occupa proprio di raccontare con puntate che cioè hanno avuto varie cadenze nel tempo. Siamo arrivati a puntata 90 e rotti se non ricordo male si chiama ti consiglio un disco che non vuole avere una pretesa di eh, fare il, il guru dei dischi ma ogni volta entra nei dettagli di storia background artisti copertina playlist tutto quanto mm -hmm. e sabato questo eh, su youtube esce la il primo episodio della seconda season, siamo nella fase seconda season con Music okay, Off, bene, bene. quindi mi fa piacere se lo vedi, poi ti, ti, ti manderò un link perché Salvatore è veramente molto appassionato di questa cosa. E Io sono felicissimo perché questa per noi è proprio una delle punte di diamante delle cose di Music Off, cercando proprio di fare cultura, dare, dare impasto alla gente un'idea che non sia soltanto quella che tu chiami sul libro la musica de merda nel senso ho esatto. cioè, fatto questa musica e <ride> questo MDM. rumore di fondo eh, MDM, <ride> cioè questo rumore di fondo permanente ma forse la musica c'ha proprio bisogno anzi senza forse c'ha proprio bisogno di ritrovare quella sua dignità di prendersi anche del tempo stare seduti 45 minuti a sentirsi un album e non una playlist shuffle su spotify eccetera eccetera vabbè qua c'è più che Propositività bisognerebbe cambiare le nostre abitudini, quindi, io eh sì. ancora adesso riesco ogni tanto a magari in macchina, però ritorno sugli ascolti di una volta: cioè mi vengono in mente mm. delle cose. Sono abbonato a Apple Music e lì trovo tutto. No? Per cui ho citato Emerson Lake in Palmer: dico: Mi vado a cercare Works e eh? lo trovo e lo ascolto con lo stesso, la stessa attenzione dei tempi, anzi andando un po'. Ma quando lo faccio con qualche disco nuovo, difficilmente trovo un concept ricorrente, cioè sono più episodi da playlist, per cui di fatto sì, sì. già chi, chi realizza i dischi non lo fa cercando quel tipo di, 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 di racconto. Cioè fare un disco adesso come adesso è, è difficile perché lo sforzo non vale la candela, no? si dice così. Certo, cui, sì, il gioco cioè, non vale la candela. Il sì. gioco non vale <ride> esatto, quello. <ride> perché di fatto cioè, il... bisognerebbe sperare che chi compra un disco poi colga tutto quello che noi, ognuno di noi ci ha messo dentro. Allora, se hai messo dentro tutta quella roba per business, perché tanto eh, c'è il budget, il son... gli sforzi, eccetera. Allora lo fai volentieri, ma una volta. Il, il premio era solo che chi aveva comprato il tuo disco l'aveva ascoltato in cuffia, aveva accolto la qualità dei reverberi, dei piani sonori, della certo. scelta dei, 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 degli accordi, della, della stesura del brano, della disposizione dei brani. Cioè io sempre, quando ho fatto i miei dischi, sono, ho perso anche del tempo a cercare di metterli in fila e dire: No, questo se arriva prima di quello poi fa perdere. Forza quell'altro, quello sembra più lento, la tonalità qua è uguale, diventa noioso, però di fatto sono sforzi quasi inutili, però i pochi amici che comprano i miei dischi comunque lo fanno in quel modo, allora è figo, è come leggere il libro, e sì, sì. sono episodi diversi, quindi li potresti anche leggere in maniera disordinata, però se li leggi sequenzialmente così com'è, Comunque, trovi un filo conduttore quasi come se fosse un romanzo. Invece, se li leggi eh, in maniera sparpagliata, funziona lo stesso, ma non è la stessa cosa. E con i dischi, sì, in sì. teoria, il concetto è lo stesso. Ma infatti, guarda, secondo me, nel tuo libro, eh, al netto che nel, nel senso noi ci conosciamo, ma non ci conosciamo benissimo, nel senso in, in confidenza, siamo andati in vacanza insieme, eh, mi è piaciuto molto il fatto che hai seguito un filo che mi ha permesso o. Permette a chi lo legge di entrare in una confidenza progressiva, cioè sei partito da un punto per arrivare anche a queste considerazioni su, su, su questo capitolo che ovvero, abbiamo citato adesso, questo MDM, no? questa musica di merda, cioè comunque tutto quel capitolo che parla del valore delle cose, mm -hmm. arrivando a quel punto alla fine del libro. Conosco Luca che ha raccontato tutti quegli episodi e quello che tu hai raccontato ha un valore. Se avessi preso solo quel capitolo, pronti via, magari con un post Facebook magari sarebbe stato certo, più. Magari, ma io infatti è quello che penso sempre: cioè ogni cosa va contestualizzata. No? Per cui un, un estratto può avere un significato, un incipit o qualcosa. Insomma, però comunque è, è nel, nell'insieme che tu capisci le cose come, come quando vai a prendere. Una frase eh, di, 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 di un filosofo, cioè comunque è il contesto che fa l'accezione, certo. poi presa di per sé, a volte può essere anche frainteso, addirittura rigirata con il significato esattamente contrario. Esatto, sì, sì ora cioè, c'è un saluto, scusate se ho tantissimi messaggi, volevo leggertene due, una di Teresa, Teresa Mangiafigo che è una eh, de, la de Terri, de tue fro, certo, dei tuoi follower so, sì, sì. che dice anticipo <ride> il mio saluto per ringraziarti Thomas per questa bellissima intervista al nostro Luca Colombo, buonanotte a tutti, grazie Luca come sempre impeccabile, eh, perfetto, eh, un abbraccio grande, grande Terry. Saluto a te il, 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 e io lo chiamo... Fan club, ma in realtà sono degli amici oramai. Insomma, sì. Anche Giuseppe è un saluto... Eh, sì, sì. un saluto da Giuseppe, ciao ragazzacci, che bello ascoltarvi. Oltretutto, Giuseppe pure sarà ospite tra qualche settimana di, questa... di questo ring, di questa chiacchierata serali. Bene. Bene, caro, io direi che ci siamo detti veramente un sacco di roba. Io ti ringrazio tantissimo perché sei stato molto prezioso perché racconti storie vere. Eh, però mi piace tanto pensare che ci sia ancora qualcuno che ha le idee chiare, non perché quelle degli altri non lo siano, o forse sì, <ride> nel senso, le idee chiare però, sono. Guarda, ho anche fatto molta chiarezza sulle mie idee in questo periodo. Devo dire che sono molto più a fuoco rispetto ad altri momenti della mia vita, ma perché comunque ho capito. Parlo solo di musica perché poi ci sarebbe anche da aprire un capitolo su tutto il resto, però eh certo. sulla musica, cioè comunque cosa è veramente importante, cosa non vale più la pena di, di portare avanti e secondo me adesso come adesso dal punto di vista musicale mi sento di suonare solo le cose essenziali, questo certo. è molto importante. Insomma. Bene, allora, cari, io vi ringrazio tutti. Diciamo intanto eh, grazie di aver inaugurato questa season nuova con noi. Eh, vi prego, l'unico sotto, sotto, diciamo, che rimane fisicamente, dove rimane un po' come video on demand, come contenuto, è il video di YouTube. Quindi, lasciateci un commento alla fine della diretta, se no va nella chat che scorre. Fateci sapere come vi è sembrata questa serata. Al, prima di tutto della de, de, de serata con Luca, ma anche del format perché stiamo cercando di capire un attimo eh, se vi è piaciuto, se l'avete trovato funzionale, più intrigante, soprattutto la qualità dell'audio e del video. Poi, una richiesta proprio: seguiteci su Twitch. Basta un follow col cuoricino molto semplice che stiamo portando sempre di più le dirette lì e anche tutta la parte interattiva che stiamo cominciando a fare sarà sempre più là. Adesso nell'ultima schermata che vi manderò adesso dove ci, ci rimane la chat e potete lasciare i vostri saluti per Luca, ci sarà l'annuncio della diretta di giovedì, tutta dedicata al mondo, si chiama DHS, Digital and Hybrid System, dove faremo questa rubrica mensile di dirette dove proveremo tutto questo mondo di, di giocattoli digitali e anche il mondo ibrido, proprio per sfatare un bel po' di luoghi comuni. E anche che sia formativo per chi ha uno strumento nuovo come questo. Luca, io ti ringrazio tantissimo, grazie, soprattutto per la tua musica, è sempre un piacere sentirti. Guarda tanto. Grazie a te, Thomas, e a tutti gli amici che si sono collegati. Ne approfitto per dire che il libro si può trovare su tutti gli store digitali, come Feltrinelli, eh, IBS, Mondadori, Amazon. Eh, se no anche nelle librerie online io cito una su tutte Burland Jazz che è a Milano mm. ma spedisce in tutta Italia sui miei siti trovate poi tutti i riferimenti in, in Instagram c'è nelle, nelle bio nelle info, sì, link sì. per cui insomma e trovate libro. il link al libro trovate. scusate lo tiro fuori solo anche solo la, la versione vedo. fisica questo per scelta perché a me piace leggere i libri di carta e quindi trovo che sia una cosa molto più distensiva e, e anche comunicativa. Trovate il link del libro di Luca anche nella descrizione del video di YouTube, direttamente sulla pagina dell'editore. Leggetelo perché è bello, veramente è un libro piacevole, ci vuole anche un po' di leggerezza e smetterla, forse, di prendersi <ride> non troppo sul serio, ma no, <ride> di rompere i coglioni non prendersi, tantissimo eh, in sì. giro, questo sì, è fondamentale, sì, 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 soprattutto sì. di questi tempi che comunque. Tutti sembrano più impegnati a sputtanare gli altri più che a fare esatto. le cose, per cui allora tutto sommato ce la ridiamo un po'. Ne approfitto, scusa, visto che ti ho detto una cosa di, di Berlin, che il 26 ottobre sarò a presentare il libro proprio da Berland, che è in via Vettabbia a Milano, dalle 18 alle 19 più o meno, quindi sarò lì. Eh, a parlare del libro e a suonare anche un po' di brani, bene. Cadere, anche farlo chiacchiere, qualche foto, allora, Luca, tu no, rimani qui ci... e così noi ci facciamo un salutino finale. Rimaniamo nella diretta, cioè che loro hanno tutte le informazioni. Ci vedono, ma non ci sentono. Così se li vogliamo, po' <ride> un giro Perfetto. a distanza, si può Venite. fare. <ride> Grazie a tutti voi. Ci vediamo l'8. Quindi non sarà più il venerdì come prima, ma il martedì e il giovedì faremo le dirette. Giovedì 8. Alle 21 con questo appuntamento sui sistemi digitali e ibridi dei giocattoli per chitarristi. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte a tutti. Ciao.